succedono, normalmente è stato di gran lunga superato, per cui parteciperà, sì, diciamo, durante la sessione. Ieri ho perso la sessione, una sessione mi ha detto molto interessante, mi è piaciuto, però diciamo reso conto da parte anche dei discussant che erano presenti, di coloro dei provocatori. Quindi oggi andiamo a una sessione che è quella della contaminazione diffusa. Io lascio la parola a Fontolà, che deve lui condurre e provocare la discussione. Questo, come avete visto ieri, è stato riferito che il modello ha funzionato, c'è cioè la parte di discussione, la parte più importante, più calda di queste cose. Dobbiamo evitare le passerelle, invece dare dei confronti per riuscire ad avere delle modifiche. Io alla fine mi riserverò di fare alcune conclusioni di tutto, non brevissime, e quindi via, procediamo. Forza. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ISPRA per avermi veramente invitato e sollecitato a fare la discussion su questa sessione sui sedimenti. So che molto è stato discusso ieri relativamente a un tema che comunque si aggancia e su cui discuteremo, spero che oggi, se ci sarà il tempo, visto che dobbiamo sempre fare le cose di corsa. Mi permetto di farvi una breve introduzione, forse parlerò con più diapositiva per rispettare anche i tempi e per dare spazio ovviamente alle presentazioni che mi seguiranno. Richiamando a alcuni forse temi che potrebbero essere oggetto di discussione oggi. Ecco, le riflessioni sono quelle che ormai sono tipicamente insomma, affrontate, sono state già affrontate ampiamente, nel 2015 ci troviamo a discutere ancora di questioni, diciamo, legate a, spero che sia superato il concetto di rifiuto, di risorsa e di riuso, perché questo credo che possa essere forse, come dire, superato in termini concettuali. Rimane sempre un problema tecnico, un problema giuridico, l'interpretazione, quindi il problema è sempre, si scontra con del buon senso, con delle buone pratiche che non sono ovviamente ancora ben definite, soprattutto anche della difficoltà di dover comunque rendere a sistema delle norme che tante volte comunque lasciano sempre lo spazio a un'interpretazione che è sempre sul bordo. Quindi dico, il problema dei sedimenti lo troveremo sempre, perché abbiamo sempre comunque un problema di contaminazione che non ci sarà oggi ma ci sarà anche nel futuro, quindi è un problema che dobbiamo comunque affrontare. È un problema di gestione, certe volte, come vedete oggi, è anche un problema di pianificazione e comunque di preparazione da parte di noi tutti, non solo noi ma chi deve comunque governare il territorio. Anche in mancanza di certe norme bisogna lavorare sulla direzione, diciamo, di rendere meno stringenti e meno, come dire, vincolati in termini, come dire, oggettivi delle norme che tante volte possono essere, come dire, ricollocate nell'ambito sito specifica, e soprattutto di andare al di là di un approccio, diciamo, legato solo ed esclusivamente ai limiti soli o ai limiti o ai superamenti di certi limiti, ma di sviluppare, come dire, un approccio più integrato che sia più vicino alle necessità, alle esigenze, alle caratteristiche dei siti sui quali noi andiamo poi ad agire. Quali sono le sfide e gli obiettivi che noi dobbiamo perseguire quindi nell'immediato futuro? Cose ovviamente già risapute e già ridiscusse, lascio ovviamente anche queste diapositive per la discussione successiva, è un richiamo, mi voglio solamente soffermare su alcuni aspetti di carattere pianificatorio. Chiaramente dobbiamo esercitare un controllo sulle sorgenti di contaminazione, questo a prescindere da tutto, e trovare, diciamo, una concertazione, quindi un contesto di risoluzione che guardi tutto il sistema ambientale anche e soprattutto anche nella condivisione delle azioni con gli stakeholders. Due aspetti importanti sono legati al riuso. Tante volte parliamo di riuso semplicemente perché dobbiamo per norma cercare di riusare i materiali. Ebbene, si può superare il concetto del riuso, e su questo, ripeto, mi soffermo in qualità di geologo su temi su quale lavoro direttamente, quindi posso portare la mia diretta esperienza.
perché riusare significa, diciamo, come dire, cercare di rimettere il materiale laddove è venuto meno e quindi cercare di mimare i processi naturali, e ci sono delle condizioni per le quali questo può diventare sistema, cioè non è eccezionalità ma è, come dire, ordinarietà. Dovrebbe diventare, superare il concetto dell'eccezionale ed entrare nel concetto del, diciamo, del normale, dell'ordinario, e pensare sempre che il riuso, la ricollocazione, ovviamente nei termini di rispetto della normativa, deve essere la prima azione da perseguire, perché come vedremo ci sono delle situazioni ambientali, non dico ambientali in termini di contaminazione, ma in termini di assetto fisico, di deterioramento dell'ambiente, tali che non ci, per cui la perdita della risorsa sedimento, oppure visto sedimento come parte integrante di un sistema che sostiene alcuni habitat, non venga meno. Sugli altri temi, insomma, sulla sitospecificità e gli sforzi di comunque andare in una direzione uniforme a livello di normativa nazionale ed europeo e di lavorare su un approccio integrato, penso che avremo lo spazio, mi auguro, di discuterne dopo alla fine. Ecco, due notazioni oggi, così nella sollecitazione di essere, come dire, elemento di discussione, volevo passare dall'elemento normativo all'elemento ambientale. Cioè, faccio un esempio, parlo del tema della ricollocazione del riuso, sembra un tema ormai sempre consolidato, io ho un materiale, può essere una sabbia, un fango, devo trovare il modo di, come dire, rimetterlo all'interno del sistema ambientale, ebbene non deve essere così, come dire, una ricerca spasmodica di fronte a un'azione normalmente nella maggior parte dei casi di carattere eccezionale, nel quale io mi trovo magari un fango piuttosto che una sabbia, per le quali ormai la ricollocazione al ripascimento, se c'è l'idoneità, diciamo, fisico-chimica, non è un problema. Il fango lo è un po' di più, perché il materiale fangoso non piace. Allora dico, ma perché il materiale misto, per esempio, sabbioso-fangoso, può avere un 50%, è un materiale che non può essere collocato al ripascimento, perché non ha le caratteristiche fisiche di mantenimento. Cosa ce ne facciamo? Allora la norma dice, una delle norme, il recepimento della direttiva 2008-98, ma uno degli esempi normativi, ci dà diciamo, la possibilità di poter affrontare il tema del riuso, ovviamente considerando che può essere ricollocato all'interno di un sistema, per esempio all'interno dei corpi idrici, sempre che non sia pericoloso il materiale, che non peggiori lo stato ambientale dell'ambiente. Quindi, cioè, come dire, ci può essere un elemento pianificatorio che stabilisce che se le movimentazioni possono essere fatte all'interno di un ambiente, queste devono rispettare delle norme, ma devono essere pensate nella ricollocazione, diciamo, ambientale. Non è una sitospecificità, ma lo è quasi, cioè, voglio dire, non è una sitospecificità legata, diciamo, ai contenuti, ma può essere anche legata ai processi. Cioè, io voglio fare un passo in più nella discussione che penso che tutti ormai abbiamo già fatto. Che cosa manca nella indicazione che si possa riusare il sedimento? Manca il contesto ambientale, cioè manca la percezione dell'utilità dell'operazione di rielocazione e di utilità in termini di ripristino ambientale. Non parlo di qualità ambientale, parlo di ripristino anche fisico ambientale, perché il materiale di fondo è un materiale mobile, noi lo vediamo come una cosa che ostruisce o che si impedisce un movimento, quindi non possiamo navigare un canale, non possiamo. Però in realtà quel materiale si è mosso da un luogo che ha subito erosione, si è mosso e ha subito trasporto e si è andato a rideporre in un luogo, evidentemente non perché gli piaceva andare in quel luogo, ma perché la natura l'ha portato in quel luogo. Uno degli esempi più classici di conflittualità, diciamo, di dinamismi naturali in rapporto a movimentazione è quello di Venezia. Io porto questo esempio per farvi vedere che si conosce il problema di Venezia, il problema delle lagune, come un problema legato all'interimento dei canali. Ebbene, la cosa strana è che questo interimento dei canali, come vedremo nella diapositiva successiva, è legato a un processo di diciamo, disequilibrio delle lagune, le quali diventano sempre più bracci di mare, quindi perdono, diciamo, complessivamente spazi tipicamente paralici, cioè tipicamente, diciamo, al confine tra il livello più alto e più basso delle maree. Questa è una laguna che vedete nelle fotografie, si annega, diventa sempre più blu nel tempo, fino, diciamo, ad arrivare ai battenti d'acqua che superano i 2 metri. Battenti d'acqua che mediamente in una laguna dominata, diciamo, da maree di 1 metro è un'eccezione, non è una regola. Se uno va a vedere i bilanci sedimentari, al di là della complessità di questo schema, ma vi invito a controllare i valori negativi, sono la somma degli asporti subiti all'interno del sistema,
negli anni 20, negli anni 30, negli anni 70, quei meno 60 milioni di metri cubi, questi numeri sono di milioni di metri cubi, questi meno 60, sono dovuti fondamentalmente a un dragaggio per un canale di navigazione che ha asportato 48 milioni di metri cubi. Questi 48 milioni di metri cubi asportati negli anni 60 probabilmente non erano fanghi contaminati, sono fanghi che sono stati riallocati attraverso delle casse di colmata, in un sistema che però perde naturalmente, almeno fino agli anni 70, circa ha perso in quel periodo 13 milioni di metri cubi. Cioè 13 milioni di metri cubi non si sono risistemati all'interno del sistema, sono usciti con un problema di disequilibrio, sul quale non posso soffermarmi perché non ho il tempo, al ritmo di 300.000 metri cubi all'anno. Man mano che questo sedimento si perdeva, abbassando il livello, diciamo, di fondo della laguna, è innescato un processo di autoerosione che oggigiorno ha triplicato il tasso di erosione. Attualmente, diciamo, si va su un ritmo di 800.000 metri cubi all'anno. Ora sappiamo che i canali si interrano, ma la laguna diventa sempre più profonda e l'uomo interviene ovviamente per rendere funzionale il doppio sistema, cioè rispettare l'ambiente, cercando di ripristinare, diciamo, la funzione ecosistemica di una laguna, se è possibile non contrastarla, ma diciamo, accompagnandola. In una risalita del livello del mare mi sa che è una guerra difficile, però insomma, ci si può ragionare, almeno entrare in un sistema virtuoso, ma non possiamo più permetterci, se è possibile, di perdere anche un granello, visto che ne perdiamo 800.000 metri cubi all'anno. Qui c'è una perdita. Questo è un esempio invece in cui non c'è una perdita. Il bilancio è zero, cioè i sedimenti si muovono all'interno di un bacino, questa è la laguna di Gare Marano, il bacino di Lignano, in cui grosso modo, diciamo, il segno più e il segno meno rimangono confinati all'interno del bacino, quindi non esce il granello fuori, ma si muove all'interno della laguna. Ora, il rosso vuol dire erosione, il verde vuol dire accumulo. Dove vanno a finire i sedimenti che si muovono tra le piane? Finiscono nel verde, guardate che cos'è il verde, sono i canali. È quell'oggetto che noi dobbiamo dragare. Lo dobbiamo dragare perché diventa, diciamo, l'elemento che confligge con le attività antropiche, ma confligge anche, oppure più che confliggere, è l'elemento che sta rendendo, diciamo, sempre più asimmetrica. Ho parlato di, parlo qui, mi sono un po' inventato il titolo, una simmetria evolutiva, perché? Perché dalla sezione AB che vedete nelle immagini, i canali perdono quota, ma sebbene sia quasi impercettibile, sono le piane di marea che invece si abbassano sempre di più. Allora abbiamo un abbassamento delle piane di marea e un innalzamento dei fondali della laguna, che significa praticamente che c'è una tendenza al livellamento, è un concetto di piano, geologicamente ci sono i concetti proprio di spianamento delle forme. Anche in questo caso qua la laguna è un'entità effimera, subisce uno spianamento, questo spianamento confligge ovviamente con l'attività, diciamo, antropica. Bene, davanti a questo abbiamo scoperto che se vogliamo ripristinare, diciamo, la funzionalità dei canali, possiamo anche lavorare ripristinando in qualche maniera i fondali lagunari. Non si tratta più di creare delle isole conterminate all'interno della laguna, queste sono delle sciocchezze, scusate se mi permetto di fare una provocazione, ma che resilienza può avere una barena completamente conterminata e chiusa che non dà feedback con il sistema ambientale, con il sistema sedimentario? Dobbiamo ragionare, quindi ovviamente aspetta i tecnici, la ricerca, dove fare il proprio passo per poi passare a un livello, diciamo, di, come dire, di non tanto norma ma di protocollo. Questo è il primo esempio che vi porto, potrei portarmene molto altri. Banalissimo, intasamento di una bocca di porto, questo intasamento è un intasamento naturale perché una bocca di porto è governata da, diciamo, da un trasporto in direzione verso mare, crea un rialzo. Questo rialzo ha dei volumi sedimentari delle volte impressionanti, quello in giallo che vedete sono 10 milioni di metri cubi di sabbie fantastiche che ostruiscono un canale. Queste possono essere usate per il pascimento, ma conoscere i volumi, sapere come è distribuito il sedimento, quindi pianificare l'intervento, può essere certe volte una soluzione che non, come dire, non ci limita a dover agire sempre e solo esclusivamente nell'emergenza. Ma queste sono sabbie, ma tante volte sono materiali misti. Per esempio certe bocche di porto, spero che si vedano, diciamo, le profondità sull'immagine a destra, le canalette di accesso per esempio a certe dighe portuali che sono molto aggettanti verso mare sono soggetto di interimento. Ecco, l'interimento anche qua ovviamente impedisce alle navi di transitare e il materiale che si trova all'interno di queste canalette non è mai sabbia, è sempre sabbia mista con fango. E questo crea un grande problema. Ma perché lo deve creare? Dico, l'interimento di questi canali è semplicemente un'operazione naturale che crea, diciamo, un intasamento, perché il bypass, i sedimenti che si muovono, questa nuvola di sedimenti che vedete sull'immagine a sinistra, è intercettata da una sezione, diciamo, che ne impedisce il transito.
quando si scava un canale, in questo caso, una pratica normale potrebbe essere quella di ripristinare il flusso di bypass, cioè semplicemente riallocando i sedimenti sottoflutto, cioè nel verso del trasporto. Per dire che nella ricollocazione possiamo fare un passo in più nel rispetto, diciamo, di alcuni principi che devono essere cardini per tutti. Sono principi che entrano, diciamo, nella virtuosità dell'uso dei sedimenti visto come elemento di bilancio sedimentario. Allora, dalle aree di sedimentazione a quelle di erosione, cioè tornare all'indietro significa ritornare nel tapis roulant del trasporto dell'erosione, semplicemente per rendere funzionali elementi che hanno ovviamente perso una certa identità fisica. Ma questo può essere, questa regola può essere ampliata ancora di più nel concetto di trasporto. Se un canale è l'intercettatore del trasporto, la riallocazione può avvenire all'interno di un corpo vicino che consente la ridispersione naturale, ovviamente con le giuste metodologie. Non si fanno dei monti sott'acqua, si devono rispalmare i sedimenti su degli spessori molto piccoli con tassi di sedimentazione controllati. Ormai le tecnologie ci consentono di fare tutto questo, ma l'importante è pensare che se io l'ho risposto sottoflutto, questo sedimento rientra perfettamente nel sistema di ridistribuzione sedimentaria, anche se si tratta di un fango misto con sabbia. Non occorre che sia una sabbia pura da riportare in spiaggia, perché non è solo la spiaggia turistica ad essere il beneficio finale, non deve essere sempre il tornaconto per l'uomo, deve essere il tornaconto per l'uomo nel sistema, diciamo, complessivo, nella visione più un pochettino un po' più olistica delle problematiche. Ecco, chiudo dicendo che spetta a noi affrontare anche il tema gestionale, cioè se le strategie su cui dovremmo discutere moltissimo, parlavo col Presidente prima, ci sono ancora temi molto aperti, molto caldi, che sono ovviamente quelli che le norme non sono sicure, abbiamo sempre i giudici che impediscono tutto. Dobbiamo comunque in ogni caso sempre misurarti con un'interpretazione che è sempre borderline sulle attività che uno deve svolgere. E anche sul riuso sembra che non ci sia comunque, come dire, una certezza fino in fondo, a meno pensare di non trovarsi sempre nelle condizioni di emergenza. Invito quindi anche i pianificatori più che i tecnici a pensare insieme con coloro che fanno ricerca, questo è uno dei miei compiti ovviamente essendo un accademico, di lavorare per preparare, diciamo, strategie legate ai processi. Se conosciamo i processi possiamo per esempio creare dei sistemi virtuosi che permettono, attraverso un plan complessivo, il riuso ordinario dei materiali. Può essere una cella litorale che riceve i sedimenti che dobbiamo andare a, per esempio, a scavare normalmente nelle trappole sedimentarie, che sia una foce di un fiume o una bocca chidale, sempre trappole sedimentarie sono, impediscono la navigazione. Ma non ultimo, uno strumento di pianificazione complessiva che prevede esattamente, come vi ho fatto vedere, che il riuso rientra all'interno di un sistema perché rispetta il bilancio sedimentario, attenua i processi di degrado naturale e semplicemente, diciamo, rispetta anche le norme, finalmente, diciamo, alle quali noi possiamo comunque attingere, penso al recepimento del 2008, semplicemente nel ritrovare, diciamo, luogo di colombo, fondamentalmente quello che facevano i nostri padri, mai allontanarsi dal luogo da dove proviene il sedimento, ma cercare di rimetterlo sempre nelle proprie immediate vicinanze. Mi rendo conto che, diciamo, forse magari ho disatteso alcune, diciamo, forse aspetti sui quali penso e presumo ci sarà discussione anche a seguito degli interventi che mi seguiranno, quindi a questo punto io chiuderei qua e inviterei, diciamo, alla discussione è rimandata dopo alla fine della presentazione, nel quale ovviamente ci sarà Elena Romano per il gruppo di ISPRA a presentare la Valle d'Augusta, la contaminazione dei sedimenti e gli effetti sugli organismi marini, e successivamente Acqua Curva attraverso Nicola Ungaro, il modello concettuale del Mar Piccolo finalizzato a bonificare messa in sicurezza del bacino. Credo di aver rispettato 5 minuti di economia e così li diamo a chi deve parlare dopo di me. Questa presentazione è stata impostata come contributo alla conoscenza, un po', diciamo, quello di cui si era parlato anche ieri, quindi sulla quella che è l'esperienza dell'istituto sulla, diciamo, sulle aree marino-costiere prospicienti siti inquinati, quindi come
in qualche modo diciamo, le attività antropiche insistono sull'area marina, e in particolare diciamo, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla rada di Augusta, e non tanto per i risultati ma quanto per diciamo, la varietà di indagini che si sono succedute nel tempo e sul quali praticamente come istituto diciamo, che come istituto abbiamo seguito. Un breve riepilogo, probabilmente lo sapete tutti quanti, la rada di Augusta rientra nel ben più esteso sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo, che si trova sulla costa orientale della Sicilia. È un'area prevalentemente portuale sulla quale insistono diverse attività e che per questo diciamo, è rientrata nella normativa sui siti contaminati, quindi è stata soggetta a caratterizzazione, e su quella come istituto diciamo, abbiamo approfondito alcuni aspetti anche alla luce dei risultati emersi. E quali diciamo, sono le principali pressioni che insistono sull'area e che in qualche modo ne possono determinare una variazione in termini di qualità? Sono sicuramente impianti chimici e petrolchimici che esistono diciamo, dagli anni 50 e che continuano ad essere attivi tuttora, centrali elettriche, piuttosto c'è un'importante base militare, addirittura una base NATO, nel settore settentrionale abbiamo un porto commerciale, e in passato è attualmente chiusa e c'era un impianto clorosoda a celle di mercurio. E diciamo, la chiusura negli anni 60 di questa area marina con delle dighe foranee ne ha chiaramente determinato ulteriori modifiche da un punto di vista diciamo, ambientale, con successivamente anche tutta una serie di dragaggi realizzati proprio per diciamo, agevolare l'accesso di tipologie diverse di navi con batimetrie differenti. Le indagini che si sono succedute nell'area sono tante, sono estremamente diversificate e ci hanno diciamo, sempre trovato l'istituto coinvolto a titoli differenti. Le prime, diciamo, quelle più importanti, sono quelle che derivano da normative nazionali, sostanzialmente si tratta di attuazione di piani di caratterizzazione sia dal punto di vista diciamo, a titolo pubblico che da parte di privati, e sul quale l'istituto diciamo, è stato chiamato in termini di supervisione o supporto tecnico, approfondimenti scientifici realizzati dall'istituto stesso proprio per, alla luce dei risultati che vedremo essere diciamo, denotare delle caratteristiche particolari per quest'area, quindi era per comprendere meglio alcuni risultati, e in casi specifici legati a richieste dell'autorità giudiziaria proprio in seguito ad alcuni eventi verificatisi. Quella più consistente è sicuramente la parte di caratterizzazione, quella che vedete nella carta sono quelle palline bianche, sono tutti i punti di campionamento, carotaggi prevalentemente. E vista diciamo, la complessità dell'area è stata diciamo, eseguita in tempi differenti, più o meno tra il gennaio del 2005 e il marzo del giugno e luglio del 2006, cui si sono aggiunte integrazioni di caratterizzazioni di dettaglio eseguite da società private che hanno attività che insistono nell'area. Tipologia di indagine, oltre diciamo, ai carotaggi che già vedete, sono state affiancate da indagini batimetriche geofisiche per avere chiaramente una conoscenza più dettagliata dell'area marina che si stava studiando, e lo studio degli organismi marini in termini di valutazione di eventuale accumulo degli inquinanti ritrovati nella catena trofica. I parametri ricercati sono quelli che forse più o meno conoscete tutti, quindi sono sicuramente le caratteristiche tessiturali importanti per cercare poi di collegarli a un livello di concentrazione di elementi nei sedimenti, chiaramente metalli, tutti diciamo, i parametri standard più quei parametri che in qualche modo sono indicativi della tipologia di attività che si svolgono nell'area, a cui sono stati aggiunti chiaramente test ecotossicologici per cercare di capire la risposta sull'ambiente acquatico. Gli approfondimenti scientifici invece cosa hanno riguardato diciamo,
su quali noi ci siamo, diciamo, impegnati particolarmente, proprio per avere una comprensione maggiore, perché la caratterizzazione, diciamo, da piano di caratterizzazione era funzionale a una successiva poi gestione di questi sedimenti. Quello che invece ci interessava realmente capire era proprio come, diciamo, evolvevano le caratteristiche sedimentologiche e di contaminanti o comunque di parametri analitici presenti nei sedimenti stessi in, diciamo, lungo la verticale del sedimento, cercare di capire quali potessero essere gli effetti ambientali. Quindi, diciamo, è qualche anno che come istituto stiamo, diciamo, applicando degli indicatori ambientali che diano delle risposte un pochino più veloci rispetto a una caratterizzazione classica e di screening rispetto a quella che può essere un potenziale effetto sull'ambiente marino attraverso, usando i foraminiferi bentonici e con lo studio dei biomarker. Un'ultima cosa che comunque per noi era, diciamo, importante proprio in considerazione delle numerose attività di dragaggio, delle numerose opere infrastrutturali presenti nell'area, era quella di avere un'idea, diciamo, attuale della modellazione della circolazione interna per cercare di capire, diciamo, come si muove, diciamo, proprio il comparto acqua e come questo interagisce con i sedimenti. Per ultimo, diciamo, indagini giudiziarie hanno coinvolto, diciamo, l'istituto tramite alcuni ricercatori e quindi era, diciamo, richieste specifiche che però hanno aiutato ad approfondire alcuni aspetti, come per esempio, diciamo, la biodisponibilità reale e di contaminanti presenti sia nei sedimenti attraverso il passaggio degli stessi nella catena trofica o capire come si era distribuita la contaminazione storica nel tempo. Quello che cerco di fare adesso abbastanza velocemente, perché immaginate che dietro ognuna di queste carte c'è un database georeferenziato di moltissimi dati che, diciamo, possono essere poi di aiuto a creare carte tematiche, quindi a ragionare in termini di quello che ci può essere. Questi sono, è una breve sintesi dei risultati che abbiamo sulla rada di Augusta, che chiaramente sono di, diciamo, a disposizione del sistema paese, degli enti territoriali, di chiunque ha bisogno di fare delle pianificazioni. Quindi c'è stato sicuramente un aspetto, uno studio di dettaglio sulle caratteristiche batimetriche e morfologiche, principalmente finalizzate anche a cercare di capire quelle che potevano essere zone di risospensione legate alla stessa movimentazione delle navi nelle fasi di attracco o di sormeggio. Vedete alcuni particolari nell'immagine di destra. E le caratteristiche del substrato stesso e degli spessori di sedimento coinvolti nella caratterizzazione. La rada di Augusta è si trova molto, diciamo, ha le caratteristiche di un substrato molto irregolare, che può essere di tipo roccioso o costituito da argille sovraconsolidate, che per noi, diciamo, dal punto di vista di una caratterizzazione ambientale importante, perché da un limite, diciamo, fisico a un'eventuale contaminazione verticale, però è importante conoscerne bene la distribuzione e come si è organizzato. Quindi è stato fatto uno studio di dettaglio proprio per cercare di capire l'andamento reale di questo substrato, chiaramente integrando i dati puntuali dei carotaggi con tutte le informazioni derivanti dai rilievi geofisici eseguiti per le attività di caratterizzazione, quindi dal subbottom piuttosto che il sescan sonar o il multibeam. E per, diciamo, tutta l'area sono stati quindi definiti gli spessori reali di questo sedimento incoerente, che chiaramente andavano poi a, diciamo, era un'informazione, diciamo, utile per l'eventuale successiva gestione degli stessi. Caratterizzazione granotessiturale dei sedimenti chiaramente è un aspetto fondamentale per poterla poi collegare agli eventuali inquinanti presenti all'interno degli stessi. Si tratta di sedimenti prevalentemente argillosiltosi, omogenei più o meno in tutta l'area, ad eccezione delle zone più costiere o in prossimità delle dighe foranee, dove ci sono degli accumuli di sedimento più grossolano. Quello che vedete nelle carte sono degli strati di ogni 25 cm per 2 metri, diciamo, di sedimento caratterizzato. Quindi vedete che passando da quella in alto a sinistra, dove, diciamo, è il primo livello più superficiale, si arriva a quella in basso a destra, dove chiaramente buona parte
dell'area della rada interessata da substrato affiorante piuttosto che da sedimento incoerente. Questo è stato, diciamo, un risultato complessivo di quella che è la caratterizzazione chimica. Qui sono, diciamo, rappresentate globalmente tutti i risultati chimici e quello che, diciamo, è evidente, sia dai numeri, che lo potete vedere più facilmente dalle carte, è una forte contaminazione da mercurio, piombo e rame per quanto riguarda i metalli, idrocarburi pesanti, PCB, HCB e diossine. Sedimenti molto più, diciamo, contaminati nel primo metro di spessore, per poi dopo diminuire, anche se presenti, diciamo, in alcuni punti anche oltre il metro. Questo, diciamo, da caratterizzazione normale. Per quanto riguarda il discorso dei carotaggi in continuo, chiaramente era un'attività che non si poteva fare su tutte le carote, quindi sono state immaginate alla luce dei risultati e delle caratteristiche granulometriche dei punti che potessero essere rappresentativi di aree con caratteristiche diverse, su cui sono state fatte chiaramente le analisi granulometriche lungo, diciamo, immaginate proprio analisi continue per tutti i 2 metri di spessore. E chiaramente lo studio delle caratteristiche chimiche. Qua ci sono 2 esempi che sono abbastanza semplificativi, che sono relativi al mercurio, i grafici in alto, e ai PCB, quelli in basso, che poi sono i parametri su cui abbiamo approfondito di più e vedrete dopo perché, e dove sostanzialmente si vedono proprio i primi 50 centimetri fortemente contaminati. Nel settore più meridionale abbiamo addirittura 60-70 ppm di mercurio, e intorno ai 12-20 per quanto riguarda i PCB. Quello che chiaramente, studiando i diversi profili e mettendo insieme i diversi grafici, è apparso molto evidente è una contaminazione che diminuisce in termini di entità e di spessore coinvolto per questi parametri, spostandosi da sud verso nord, e ai quali sono associati, oltre che il mercurio e i PCB, anche il bario e l'HCB. Questo, diciamo, ha fatto ipotizzare una potenziale, diciamo, sorgente di contaminazione principale nel settore meridionale, che poi è stato quello anche dove si è riscontrata la massima contaminazione, e un incremento abbastanza significativo degli spessori più superficiali per tutti i parametri, a testimonianza probabilmente di un trasporto di questi sedimenti verso il settore settentrionale. Un comportamento completamente differente ce l'abbiamo per il piombo, che invece ha concentrazioni più elevate nel settore settentrionale e probabilmente legato a, diciamo, al polo militare e al porto commerciale. E invece, diciamo, un esempio, diciamo, di distribuzione non particolare per quanto riguarda il rame. Per quanto riguarda i PCB, un aspetto che è stato approfondito proprio alla luce dei risultati è stata quella della presenza di PCB 209 rispetto alla sommatoria dei PCB, che è un cogenere che è generalmente assente dalle miscele commerciali e per questo usato come standard interno nella determinazione analitica, che invece, diciamo, rispetto alla sommatoria totale risulta presente in tutti i campioni della rada per l'80% della sommatoria dei PCB. Questo è un qualcosa su cui stiamo continuando ad approfondire, ma che è stato associato ai diversi prodotti che, insieme al mercurio, al PCB, al bario e agli HCB, possono essere ascritti ai prodotti derivanti dall'attività del clorosoda che esisteva in passato e che in qualche modo però, diciamo, sono stati registrati dai sedimenti. La conferma all'ipotesi, diciamo, di queste concentrazioni derivanti dal clorosoda l'abbiamo anche chiaramente confermati con, diciamo, una verifica dei tassi sedimentari utilizzando, diciamo, sia gli eventi storici noti che poi facendo delle datazioni specifiche, e che ci hanno poi aiutato proprio a confinare, diciamo, la presenza di questi particolari contaminanti proprio nel periodo di principale attività dell'impianto. Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, è un'attività di ricerca che è andata, diciamo, parallela e che, diciamo,
vuole, diciamo, sperimentare una metodologia differente con dei tempi di realizzazione molto più brevi rispetto a una caratterizzazione standard e che consenta chiaramente di dare uno screening di quelle che sono le risposte degli organismi a una situazione, diciamo, molto compromessa come il caso della rada di Augusta. In questo caso, diciamo, è stato interessante notare come la maggior parte delle specie trovate sia influenzata dalle caratteristiche chiaramente granulometriche, ma quanto ci sia una correlazione diretta con i principali contaminanti che noi abbiamo trovato, quindi mercurio e PCB, che ne, diciamo, influenzano le associazioni di questi organismi, sono degli organismi, diciamo, microscopici che vivono nel sedimento e che rispondono, diciamo, in termini di variazione di densità di associazione piuttosto che di caratteristiche del guscio, dimensioni del guscio agli effetti antropici e che quindi ci hanno consentito di individuarli come proprio indicatori di questo tipo di contaminazione. Un'altra cosa, diciamo, particolare che è stata, diciamo, molto interessante riscontrare è stato come questo tipo di organismi, diciamo, ad eccezione di un unico livello dove comunque parliamo di 800 ppm di mercurio, quindi non è una, diciamo, una condizione naturale facilmente trovabile, e oltre 25 di PCB, che è l'unico, diciamo, livello in cui abbiamo trovato la carota completamente sterile, senza un organismo, ma contestualmente abbiamo trovato delle sferule di origine industriale, probabilmente associabili all'impianto clorosoda sempre. Tutto il resto della carota è comunque caratterizzata da organismi che riescono a vivere chiaramente con modifiche in termini di caratteristiche del guscio piuttosto che di taglia, ma che piano piano, diciamo, tendono ad un miglioramento e in corrispondenza chiaramente della diminuzione delle concentrazioni che abbiamo trovato nei sedimenti. Uno degli ultimi aspetti è relativo all'indagine sugli organismi, anche questo, diciamo, studiato più volte negli ultimi 10 anni con lo studio dei mitili in termini di terra piantate naturali e di campagne di pesca studiando, diciamo, specie a livelli diversi della catena trofica, su cui chiaramente sono state associate analisi chimiche e in particolare i biomarker. Una rapida, diciamo, carrellata sui risultati per quanto riguarda i pesci, si vede, diciamo, un biaccumulo legato chiaramente al mercurio che abbiamo scoperto, diciamo, essere il contaminante più importante e nel 2003 con una diminuzione per quanto riguarda il fegato e però, diciamo, un aumento negli ultimi anni. Questo, diciamo, quello del fegato è una prova di una contaminazione ancora, diciamo, presente, quindi un qualcosa che è ancora, diciamo, abbastanza efficace. E la stessa, diciamo, risultati analoghi per quanto riguarda i biomarker. E per quanto riguarda invece il biaccumulo nei mitili, si vede chiaramente anche qui, diciamo, concentrazioni di biaccumulo molto più elevate per quanto riguarda i primi anni, con una diminuzione negli anni seguenti e un, diciamo, riaumento nell'ultimo periodo. La stessa, diciamo, comportamenti analoghi per quanto riguarda i biomarker. Ultimo aspetto, così poi, diciamo, chiudiamo, era legato alla modellistica, perché abbiamo studiato, diciamo, abbiamo cercato di creare un modello che rispondesse a quelle che sono le caratteristiche reali di circolazione idrodinamica della rada e dell'area immediatamente antistante, con, diciamo, particolare attenzione alle zone, diciamo, alle bocche di entrata e di uscita, per cercare di capire, diciamo, in funzione di mobilizzazione del sedimento, comunque eventuale trasporto, come questo interagisca con l'ambiente esterno, specialmente per quanto riguarda le zone che sono risultate più contaminate. Per far questo, chiaramente, diciamo, è stato tutto inserito in un modello, raccogliendo dati mareografici, anemometrici, tutto quello che serve, e con, diciamo, ipotizzando anche scenari di attività di dragaggio, quindi per cercare di capire, chiaramente ipotizzando due differenti geometrie e modalità di lavorazione e rilascio, quindi meccanica e idraulica, come eventuali plume di torbida possano interagire con l'ambiente circostante. Molte di queste attività di cui vi ho parlato molto velocemente sono finite su pubblicazioni scientifiche, per noi è importante perché è un modo, diciamo, di consolidare, diciamo, le procedure o le metodologie che abbiamo adottato, quindi cercare un riscontro, diciamo,
nel campo scientifico di quello che è stato fatto. Per molte di queste cose erano innovative, quindi diciamo è un qualcosa su cui abbiamo fatto esperienza col passare degli anni. Alcune diciamo non solo si sono dimostrate utili non solo a carattere locale ma anche a carattere di bacino del Mediterraneo. E diciamo quello che più o meno abbiamo visto come esperienza in tutto questo, diciamo, in tutta questa raccolta di tutti questi studi è come diciamo mettere insieme delle metodologie che siano standardizzate o che possano essere applicabili alla fascia costiera con diciamo condizioni simili o comunque per cui diciamo possano essere usate da tutti nello stesso modo può essere di aiuto sia al sistema nazionale che a tutti diciamo, i soggetti a vario titolo interessati dall'argomento. Su alcuni di questi, se non sbaglio, il sistema nazionale si sta già attivando con delle linee guida in termini di definizione dei valori di fondo piuttosto che per le, diciamo, le attività di campionamento e analisi, quindi sono tutte cose in cui riuscendo ad interagire diciamo, tra le agenzie e tra gli altri diciamo, enti scientifici penso si possa arrivare a un qualcosa che possa essere utile proprio a tutto il territorio. Sì, grazie. Mi invento il protocollo adesso perché non avevo pensato come agire, però se c'è qualche domanda specifica sulla presentazione di oggi io la consenterei, quindi se qualcuno ha delle richieste direi che sì. Adesso allora accolgo la prima e credo che daremo un contingente molto limitato in modo tale da passare successivamente alla fine. Prego per la domanda. Buongiorno, sono Patrizia Giovinazzi da Campania. La movimentazione dei sedimenti, come lei pensa, è uno dei nostri grossi problemi. Ora mi domando, dopo anni che stiamo cercando di capire diciamo, le metodologie anche più pratiche per risolvere il problema, questi studi che sono fondamentali in un'area portuale che è sicuramente un'area contaminata e dalla quale sicuramente dobbiamo togliere i sedimenti perché costruiscono il porto non si può fermare, è necessario fare un approfondimento così particolareggiato e non piuttosto cercare di fare una caratterizzazione e quindi trovare l'allocazione velocemente di questi sedimenti. È un problema che ci pressa allora, spesso. Se come immagino stiamo parlando del porto di Napoli, senza fare nomi, e diciamo molte di queste informazioni che noi abbiamo fatto, diciamo, di cui noi abbiamo parlato per la Rada di Augusta, per quello che è diciamo, mia informazione. Sono diciamo, già a disposizione in termini di banche date, di caratterizzazioni, di modellistica anche dell'interno del porto di diverse autorità portuali e o di istituti di ricerca, quindi diciamo, molto potrebbe essere di aiuto fare intanto una raccolta di quello che ci sta a disposizione. Poi chiaramente diciamo, su casi specifici in cui comunque la contaminazione è molto diciamo, è significativa o comunque può determinare diciamo, un problema sull'ambiente circostante, chiaramente diciamo, studiare quelli che possono essere gli effetti e capire quale possa essere diciamo, l'approccio migliore, magari può diciamo, rendere necessario un approfondimento per alcune cose rispetto che magari a rifare tutte diciamo, il set di studi che noi magari abbiamo fatto in questo caso specifico. Se posso chiedere, in realtà l'utilizzo di casse di colmata non è una cosa in più, diciamo, sarebbe più semplice fare un dumping? Allora, chiedo scusa, intervengo perché ovviamente sono moderatore. Credo che la domanda sia una domanda bomba. Io non la dimentico, me la sono già segnata e ne parliamo alla fine perché credo che la discussione verta soprattutto sul pragmatismo delle operazioni, più che tanto, quindi ho colto, non dico la provocazione, ma la giusta osservazione perché è pragmatico il problema, non lo nascondo sotto la sabbia o il fango, ma lo teniamo buono come primo argomento di discussione alla fine della presentazione, quindi scusatemi, proprio per pensavo ci fosse qualche domanda diciamo, più specificatamente indicata alla presentazione sulla Rada di Augusta, a questo punto con la promessa veramente giù in giurello di discutere alla fine, però invito, scusatemi, c'è una seconda domanda, sì. Buongiorno, mi chiamo Marcello, sono un geologo.
efficaci che hanno mostrato sui foraminiferi e sulla loro distribuzione verticale delle carote. E avete associato le parti esterne, se ho ben capito, a situazioni particolarmente impattate, diciamo, dagli eventi industriali. Sì. Mi chiedevo se e come avete poi interpolato questi dati con punti di bianco. Cioè, fuori dalla data ci sono stati fatti dei campionamenti questo tipo di distribuzione verticale nelle carote dimostrano andamenti un po' diversi, diciamo, per quanto riguarda la distribuzione foraminiferi all'interno dei sedimenti. Allora, per quanto riguarda il discorso delle associazioni a foraminiferi, sono molto, diciamo, sono dettate dall'ambiente in cui vivono, quindi chiaramente non, diciamo, è stato sufficiente fare, diciamo, studi in altri siti all'interno della Rada d'Augusta che in qualche modo risentono delle stesse caratteristiche di sedimentazione e di apporto, piuttosto che andare a cercare un'area esterna che ha caratteristiche stesse idrodinamiche e di sedimentazione completamente differente. Quindi abbiamo chiaramente studiato altri siti con impatti di contaminazione completamente diversi, in cui comunque non arriva l'impatto industriale che abbiamo nell'area meridionale. Abbiamo integrato queste informazioni con le associazioni solo viventi, quindi quelle che, diciamo, possiamo trovare ad oggi presenti su tutta la Rada d'Augusta, con una, diciamo, un campionamento abbastanza dettagliato per avere un quadro molto completo di quella che cos'è. E l'unica, diciamo, cosa importante è stata associare la distribuzione di queste associazioni, anche da un punto di vista chiaramente statistico, con le caratteristiche chimiche, chiaramente non solo legate ai parametri che vi ho fatto vedere, diciamo, per semplicità, sono risultati essere quelli più significativi, ma con tutti i parametri per cercare di, diciamo, associarli a un'evoluzione temporale. Questo poi è stato messo insieme con le datazioni per cercare poi di ricostruire il tutto per avere un quadro dettagliato di tutto il, diciamo, la risposta delle associazioni in termini di inquinamento, perché poi sono cambiate anche nel corso del tempo in funzione anche di altre variazioni che sono intercorse e che poi forse qua per, diciamo, sintesi non sono riuscita a presentare tutto. Però ci sono diverse pubblicazioni, se vuoi, che, diciamo, sono riportate in programmi. Ok. Bene, invito adesso collega Ungaro a discutere e a presentare il modello concettuale del Mar Piccolo finalizzato alla bonifica e messa in sicurezza del bacino. Innanzitutto ringrazio ovviamente l'ISPRA e l'organizzazione di questo congresso. E devo anticiparmi che il lavoro coordinato da ARBA, che cercherò di illustrarvi con la mia presentazione, presenta molte similitudini con il lavoro appena presentato dalla collega di ISPRA, e evidentemente con alcune differenze che cercherò di descrivervi. Sono obbligato anch'io a presentarvi questa prima slide in cui evidenzio le caratteristiche del SIN di Taranto, la cui perimetrazione ovviamente riguarda sia aree terrestri sia aree a mare, e queste aree a mare a loro volta sono divise in aree tipicamente marine, essenzialmente corrispondente al Mar Grande di Taranto, invece ad aree che ormai, secondo la classificazione che noi tutti conosciamo relativa alla direttiva 2060, sono definite acque di transizione, ovvero il bacino del Mar Piccolo, che a sua volta è diviso in due sini, il primo e il secondo seno. Anche in questo caso il SIN è stato in qualche maniera perimetrato in base alle pressioni ambientali, che essenzialmente sono relative all'area industriale, di cui l'Ilva fa parte da Leone, però ovviamente ci sono anche insediamenti industriali di una certa rilevanza in termini di pressioni ambientali, dalla presenza anche in questo caso di cantieri navali nel primo seno e dell'arsenale militare, e da altri siti che qui sono indicate, non so se si riuscirà a leggere, ma che possono essere determinanti poi per quanto riguarda
lo stato di contaminazione che di fatto è stato rilevato nell'area del SIN di Taranto. Anche in questo caso, come per la rada di Augusta, la contaminazione è storica, è dovuta all'attività di tipo industriale e militare, e la contaminazione è ormai acclaratamente ubiquitaria e diffusa su tutta l'area di Taranto, andando a interessare tutte le matrici ambientali, aria, suolo, acqua e sedimenti e anche biota. Anche qui, per quanto riguarda il SIN Taranto e in particolare per quanto riguarda i due bacini Mar Piccolo, sono state condotte le attività istituzionali a larga scala di caratterizzazione dei sedimenti. La prima nel 2005 era relativa all'area 170 ettari, cerco di ritornare un attimo indietro, vi faccio vedere, l'area 170 ettari è essenzialmente l'area all'interno del primo sito del Mar Piccolo in prossimità dell'arsenale militare. E una seconda caratterizzazione definita Mar Piccolo, che naturalmente escludeva la parte dell'area 170 ettari e che ha riguardato entrambi i segni del Mar Piccolo. In qualche maniera questa seconda caratterizzazione è stata supervisionata da ISPRA e soprattutto dai colleghi che vedo qui presenti in sala. Allora, le attività di caratterizzazione hanno evidenziato, evidentemente rispetto ai limiti di intervento sito specifici stabiliti da ITRA e ISPRA, questo per differenziare un po' anche per chi era presente ieri il discorso riferito agli altri limiti che si prendono in considerazione per le bonifiche tipo terrestre. Però anche in questo caso rispetto a quelli indicati nella colonna B della tabella 1 all'allegato 5 del decreto legislativo 152/2006. In sintesi, scusatemi, avevo anch'io molte immagini di distribuzione di contaminanti, molte delle quali proprio di ISPRA, però evidentemente, siccome il lavoro, poi vedrete, abbastanza complesso che ha coordinato l'ARPA, ha dovuto prendere in considerazione diversi aspetti, ho cercato di sintetizzarli in testo. In definitiva, per l'area 170 è stata rilevata un'estesa e rilevante contaminazione da contaminanti organici e metalli pesanti, soprattutto arsenico e mercurio. Per il Mar Piccolo, ovvero per le aree diverse dall'area 170, una generalizzata contaminazione ai metalli, meno evidente da composti organici e prevalentemente riferita al primo seno del Mar Piccolo. Altri elementi di criticità per l'area del Mar Piccolo primo seno, abbastanza recentemente mi riferisco agli anni 2010-2011, si sono verificati dei superamenti dei tenori massimi di livello di redazione per le concentrazioni di PCB, dioxin-like, in termini di tossicità equivalente, nei nitri elevati del bacino. E evidentemente, e questo devo specificarlo, questo, soprattutto questo, ha scatenato tutto il resto che vedremo nelle slide successive. Perché dico ha scatenato tutto il resto? Perché effettivamente già i dati della caratterizzazione supervisionata da ICRA-ISPRA aveva già prodotto un progetto di intervento che prevedeva la rimozione dei sedimenti contaminati. Questo progetto iniziale di intervento fu bloccato per, chiamiamola così, una sollevazione popolare, ovvero soprattutto i nitricultori avevano considerato che l'attività di rimozione per il dragaggio dei sedimenti avrebbe potuto in qualche maniera condizionare la loro futura attività di nitricoltura. E quindi in un periodo, chiamiamolo passato, era stata bloccata questa attività di rimozione. Dopodiché, invece, sulla scorta di quei superamenti, negli stessi mitili che i nitricoltori dovevano allevare, il commissario straordinario per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e qualificazione di Taranto, che aveva una propria cabina di regia, ha stipulato un protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e qualificazione di Taranto del 26 luglio 2012 e in derivazione da questo protocollo d'intesa è stata stipulata una convenzione tra lo stesso commissario e l'ARPA Puglia nel maggio 2013, quindi non molto lontano dalla data di oggi,
per la realizzazione del progetto, che potete leggere, che poi è un progetto che evidentemente doveva cercare di approfondire alcuni aspetti tecnico-scientifici sull'interazione tra il sistema ambientale e i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie. Evidentemente sintetizzarlo ci ha chiesto di fare un modello concettuale sito-specifico. Qual era il programma di lavoro? Il programma di lavoro prevedeva degli approfondimenti e degli studi specialistici, molti dei quali sono simili a quelli che avete visto nella presentazione precedente. E ovviamente a supporto della definizione di ipotesi di strategia di intervento, bonifica e OMS in sicurezza, compresa l'ipotesi zero, ovvero il monitoraggio dell'evoluzione naturale. E una cosa che voglio farvi notare è che la durata del progetto era stabilita in 9 mesi a partire dalla firma di convenzione. Quindi gli obiettivi che ci ha dato il commissario erano abbastanza ambiziosi. E devo dire che noi insieme a tutti gli altri partner coinvolti, istituzionali, che sono partner che abbiamo trovato sul nostro territorio regionale pugliese, anche per dovere nei confronti degli aspetti sociali, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di portare a termine nel tempo che ci hanno messo a disposizione e con il contributo che ci hanno assicurato, cercare di trarre il più possibile da questa attività che ci avevano commissionato. Allora, evidentemente ci siamo subito messi in moto per, dire, sulla base di indicazioni canoniche sull'elaborazione di un modello concettuale, di andare a rivedere o al limite integrare, implementare il quadro ambientale, e siamo andati in qualche maniera a cercare di indagare circa la geologia, geomorfologia, patimetria, biogenosi, idrografia superficiale, andamento della fauna profonda e superficiale, circolazione delle acque, caratteristiche geotermiche e sedimenti. Dimenticavo di dirvi, ma è importante. Evidentemente il commissario triennale della regione ci chiedeva anche in qualche maniera di identificare le fonti a terra. Evidentemente i tempi erano molto limitati, troppo limitati, quindi abbiamo cercato di impostare il lavoro partendo dal Mar Piccolo, cioè vediamo qual è la situazione qui in Mar Piccolo e cerchiamo di risalire verso le fonti, perché in quel momento l'unica possibilità che avevamo in termini di tempistica e di opportunità di dati, di informazione, era solo quella. Evidentemente abbiamo anche cercato di individuare le fonti di contaminazione primarie e secondarie, le vie di trasporto, ovviamente falda del flusso superficiale di liquidità, trasporto solido e sedimenti, e i bersagli. Ovviamente questi bersagli, a differenza di un'analisi di rischio canonica, in questo caso non era la salute umana, è stata un po' un'interpretazione di un'analisi di rischio, quindi come bersaglio ci siamo dati i molluschi di Valle, che come sappiamo non è detto che vadano a incidere direttamente sulla popolazione umana residente nel luogo, ma potrebbero essere poi commercializzati anche in aree diverse da quella circostante al Taranto e all'ecosistema. Ovviamente tutto questo discorso doveva servirci poi, non a noi ma a chi ce l'ha chiesto, a identificare in qualche maniera delle proposte o delle modalità di bonifica e messa in sicurezza dei sedimenti che evidentemente erano già stati acclarati come contaminati. Cosa abbiamo fatto insieme a tutti gli altri? Che cosa abbiamo coordinato, direi meglio? Naturalmente abbiamo fatto un modello geomorfo stratigrafico, un rilievo geofisico dei fondali, quindi con tutta la geofisica già descritta brillantemente dalla collega che mi ha preceduto, Single Beam, Multi Beam, Size Canzona, Support on Profile, una mappatura biocenotica dei fondali. Abbiamo cercato di identificare e di studiare il reticolo idrografico principale, una caratterizzazione idrogeologica dei corpi idrici sotterranei, una caratterizzazione geotecnica dei fondali e un'analisi sulla qualità supplettiva dei sedimenti. Evidentemente non potevo mettere tutti i risultati di un lavoro che poi si è rilevato veramente molto corposo, e quindi qui ci sono delle piccole immaginette per cercare di dare un'idea di quali sono le componenti, quali sono gli argomenti che abbiamo trattato in maniera più specifica. Cosa è venuto fuori? Ovviamente la sintesi è molto sintetica e non potevo fare altro, che ovviamente
c'è un carattere erosivo del bacino, è un carattere fluviale retto entrambi i seni, e c'è una sedimentazione oceanica che si dovrebbe attestare su un millimetro all'anno. Poi in seguito a questo lavoro sono stati fatti degli studi più specifici in cui hanno evidenziato dei tassi di sedimentazione leggermente più alti. Sempre dal punto di vista geologico e geomorfologico, i fondali sono essenzialmente composti da depositi oceanici, depositi alluvionali recenti, depositi marini terrazzati, argille sovrappenniniche, calcarini di gravina, calcarini mesozoici. Soprattutto una peculiarità del Mar Piccolo è la presenza di sorgenti sottomarine, che vengono chiamati localmente citri, se qualcuno di voi conosce l'area specifica, e non sono altro che delle emergenze sottomarine di falda profonda, vedremo dopo, che emergono all'interno dei bacini di Mar Piccolo. E questi citri purtroppo non sono stabili, ma come vedremo sono citri che possono, in particolari aree del bacino, soprattutto in particolari aree del bacino Mar Piccolo, possono aprirsi anche in maniera successiva alla definizione di un quadro ambientale. C'è un'instabilità dei versanti e quindi c'è un'estrema dinamicità dei fondali. Dal punto di vista poi degli aspetti relativi alla granulometria e spessore dei sedimenti, ovviamente la percentuale di argilla aumenta con la profondità. Una cosa abbastanza specifica del sito è che i parametri geotecnici, soprattutto nella parte più superficiale e in determinate aree del Mar Piccolo, hanno questa caratteristica di un comportamento fluido del materiale, e questo, come potete ben capire, si riverbera anche nelle eventuali modalità di bonifica e o messa in sicurezza di questi fondali. Dal punto di vista, chiamiamolo ecosistemico, c'è anche da dire che il Mar Piccolo ha un'elevata biodiversità. Giusto per dirvene una, che nel Mar Piccolo, in una particolare del Mar Piccolo, c'è una popolazione di ippocampo, di cavalluccio marino, che è una delle più conservate di tutto il Mediterraneo. Quindi bisogna tenere conto anche di questi aspetti in un inquadramento di gestione generale dello stesso Mar Piccolo. Per quanto riguarda il reticolo idrografico, è stato individuato il reticolo idrografico principale e superficiale, quello del Galeso. Il reticolo secondario potenziale è quello che prevede un decorso superficiale delle acque meteoriche da parte dell'area industriale, sempre verso il Mar Piccolo. La presenza dal punto di vista delle acque sotterranee di un'unica falda profonda, ovviamente di tipo calcico in questo caso, e che costituisce la circolazione idrica più importante della regione. La cosa altrettanto importante è che le direzioni principali dei deflussi sotterranei nella falda idrica convergono principalmente verso il Mar Piccolo, con le sorgenti costiere sia subaeree che sommerse, i citri di cui vi ho parlato precedentemente. Ha evidenziato anche che la falda superficiale è in condizioni di plurifalde tra loro non interconnesse, che queste plurifalde comunque sono di limitata potenza, bassa soggiacenza e limitate potenzialità idrogeologiche, e che ci sono dei fattori che favoriscono la venuta a giorno della falda superficiale, tra cui l'affioramento delle argille, i cicli scarpati, ma anche gli interventi antropici, cavi, trincee, scavi, manufatti, che in qualche maniera permettono, favoriscono la venuta a giorno della falda superficiale. Abbiamo anche evidentemente applicato una modellistica di circolazione nel Mar Piccolo, una modellistica molto simile a quella applicata dai colleghi di Ispra per la presentazione precedente, e in cui si sono evidenziate due modelli di circolazione differenti a seconda delle stagioni, quindi un modello estivo e un modello invernale. Sembra forse potrebbe essere considerata trascurabile, ma abbiamo evidenziato che questo modello di circolazione, la differenza tra modello di circolazione e quello estivo, potrebbe anche comportare delle decisioni diverse in fase di applicazione delle proposte di bonifica e o messa in sicurezza. Siamo andati a verificare anche le fonti di contaminazione, quelle definite come primarie, ovvero
quelle che potevano in qualche maniera essere ricondotte agli apporti terrigeni dalla parte terrestre verso il Mar Piccolo, e siamo andati a vedere anche le fonti secondarie di contaminazione, considerando come effetto come fonte secondaria di contaminazione essenzialmente il sedimento già presente nel bacino del Mar Piccolo e che può dare dei problemi, ovviamente per rimovimentazione e sospensione può dare problemi. E abbiamo evidentemente trovato dei risultati anche in questo, e che ci hanno fatto individuare che ci sono delle situazioni, poi lo vedremo nella slide successiva, di fatto sulla base anche di una valutazione circa le anomalie termiche, abbiamo impostato un piano di campionamento delle acque all'interno del bacino di detenzione del Mar Piccolo e abbiamo campionato le acque con un sistema che ci permette in qualche maniera di concentrare gli eventuali contaminanti delle acque, perché penso che noi tutti sappiamo che la ricerca del contaminante delle acque non è qualcosa di facile, e quindi abbiamo utilizzato insieme al magistrato delle acque di Venezia, in collaborazione con il magistrato, un sistema di campionamento ad alto volume che ci ha permesso in qualche maniera di determinare in prossimità di quei punti che ritenevamo interessanti dal punto di vista degli apporti terrigeni o di quelli dei cidri, di andare a individuare le situazioni particolari. Vi faccio una sintesi molto sintetica, che per quanto riguarda i potenziali primari, ovvero gli apporti terrigeni, i punti critici potevano essere uno in prossimità della stazione di campionamento nei pressi dei droveri dell'Ilva, e un'altra stazione poteva essere quella posizionata in questo canale Citrello, in questa zona del Mar Piccolo, che guarda caso vedremo dopo, è l'area in cui si dovrebbe indirizzare tutto il deflusso superficiale di tutto il bacino principale che afferisce, il reticolo idrografico superficiale che afferisce di fatto al primo silo del Mar Piccolo. E per quanto riguarda i potenziali secondari, ovvero i sedimenti, la sospensione di sedimenti dell'area 170 ettari, che è quella che è risultata molto contaminata dalla prima caratterizzazione, poteva avere una certa importanza, come anche il famoso canale Citrello, di cui sopra, che può considerarsi un imbuto naturale di tutto quanto viene prodotto dalla parte a monte del Mar Piccolo. Allora, come abbiamo anche, perché purtroppo ci chiedeva il commissario, ci chiedeva la regione, ci diceva va bene, ma possiamo capire se sono più importanti le fonti primarie o le fonti secondarie? E noi abbiamo utilizzato, con quelle poche informazioni che avevamo, abbiamo cercato un approccio di tipo ovviamente speculativo, che naturalmente meriterebbe una conferma, però abbiamo cercato in ogni caso di farlo. Allora, dai risultati delle analisi delle acque utilizzando il campionatore ad alto volume, abbiamo evidenziato che il cadmio, per esempio, tra i metalli pesanti, presentava i valori più alti nelle zone di apporti idrici in prossimità di sedimenti industriali, così come il piombo. L'IPA, anche in questo caso, aveva valori più alti in prossimità di sedimenti industriali, la zona industriale di Taranto e l'arsenale. Le concentrazioni di PCP, sappiamo che non c'è nelle acque, almeno per quanto riguarda la direttiva acque, non vi è ovviamente nei decreti 56 2009 e 260 2010 non ci sono dei riferimenti normativi di standard di qualità per le acque, per i PCB. Però abbiamo visto che mentre per i metalli pesanti si poteva in qualche maniera trovare delle fonti si poteva relazionare a delle fonti, per i PCB invece era abbastanza diffuso, ovvero dove arrivavano degli apporti terrigeni in qualche maniera c'era la presenza di PCB. Quindi gli apporti terrigeni non sono da canali impluvi superficiali, ma anche dalle acque di falda e quindi anche dai cidri. E che abbiamo fatto? Abbiamo cercato di usare, verrà risparmio questa diapositiva, però alla fine, tenendo conto anche dei portati di tutti i corpi idrici superficiali, di tutte le acque di falda, abbiamo notato che alla fine arriverebbero nel primo seno annualmente 184 grammi circa di PCB all'anno, e queste attuali emissioni non giustificherebbero lo stato di contaminazione dei sedimenti attuali. Quindi attualmente probabilmente quello che arriva non giustifica quello che è già stato trovato. E voi direte, questo è ovvio, è tanto ovvio
che evidentemente noi abbiamo ipotizzato già nella nostra relazione che doveva esserci stato qualcosa in tempi passati che aveva provocato questa contaminazione di sedimenti. Questa nostra ipotesi è stata successivamente, perché c'è stata una presentazione al seminario di Itmania del CNR, proprio di ottobre 2014, in cui in effetti si evidenzia che i flussi sono stati datati, i flussi di PCB, e il picco dei flussi di PCB c'è stato, diciamo, tra il 1960 e il 1980. Quindi, chiudendo questo aspetto, evidentemente la componente più importante come fonte di contaminazione ci sembra, possiamo ipotizzare, possa essere quella di tipo secondario, cioè quella dei sedimenti attualmente presenti nel Mar Piccolo. Stiamo parlando sempre di PCB. Ovviamente abbiamo fatto anche lo studio sulle vie di trasporto, sulle vie di trasporto, compreso il trasporto solido in condizioni indisturbate nel Mar Piccolo del primo seno. Abbiamo fatto il bioaccumulo nei bersagli, abbiamo fatto sia processi di bioaccumulo, sia abbiamo in qualche maniera ipotizzato dei processi di decontaminazione. Molto sinteticamente vi dico che per quanto riguarda i metalli, il bioaccumulo, è vero che si è verificato il bioaccumulo, ma il bioaccumulo è rimasto sempre sotto limite, ovvero seppur evidenziato il bioaccumulo, era sotto la soglia, i limiti normativi, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti per la commercializzazione dei nitri. Mentre per quanto riguarda il PCB dopo 15 giorni di sospensione, sono stati fatti esperimenti sia in situ sia ex situ, e si è visto mettendo a contatto i nitri con sedimenti risospesi, dopo 15 giorni i nitri avevano già raggiunto i livelli di riferimento per quanto riguarda la commercializzazione. Ovviamente si ipotizza che dopo un tempo relativamente breve questi avrebbero raggiunto gli stessi livelli di contaminazione dei nitri naturali presenti nel bacino, che sono ovviamente fortemente comunicati. Questo sta a dimostrare che probabilmente i processi di risospensione dei sedimenti hanno un grosso effetto sulla contaminazione dei nitri. È stato fatto anche un esperimento di decontaminazione, e che dopo 60 giorni circa si è visto che i due terzi, ovviamente posizionando i nitri in zone non contaminate, i due terzi della contaminazione presente dei nitri era stata in qualche maniera eliminata. Ovviamente, dopo aver avuto tutte queste informazioni, abbiamo cercato di fare degli scenari di bonifica che consideravano tre aspetti fondamentali: il dragaggio ambientale, il capping e l'evoluzione naturale assistita dal sistema ambientale. Fatto molto veloce per cercare di rispettare i tempi, ma potete capire che il discorso è stato molto complicato e dati di posizione molto all'amore dei dati era abbastanza corposa. Abbiamo fatto un esempio di simulazione del trasporto solido nelle due aree che la regione aveva già identificato come le più critiche per la contaminazione di tipo secondario, e quindi l'area 170 e un'altra area nella zona dei cantieri, ex cantieri navali. Abbiamo elaborato le simulazioni utilizzando due tipologie di draghe, idraulica e meccanica. Questi sono i risultati che nella situazione peggiorativa, utilizzando anche le argille che sono l'aspetto granulometrico del più fine ritrovato, quindi le argille. Questi sono i risultati, ovviamente alcuni dei risultati della modellistica. Abbiamo anche a questo punto cercato di integrare la modellizzazione della circolazione marina con la valutazione sulla biodisponibilità e il rilascio dei contaminanti dei sedimenti, ovviamente facendo una serie di assunzioni che dovevamo per forza fare, poi se mai con più calma, se sarà presente la presentazione, la leggerete. Alla fine abbiamo anche cercato di mettere in evidenza come, facendo delle assunzioni di base, come partendo da un centro di dragaggio ci potesse essere a distanza della contaminazione dei nitri e dopo quanto tempo. In sintesi, per quanto riguarda i metalli, piombo e mercurio, sembra che durante le operazioni di dragaggio non ci sia contaminazione nei nitri, perché sappiamo, in questo caso, se ne è parlato già molto ieri, ovviamente in questo caso i metalli sono una forma tale per cui non sono biodisponibili e quindi non vengono in qualche maniera concentrati in maniera tale da andare sopra limite. Il PCB invece, evidentemente vedete che a 45 giorni a 120 metri dal centro di dragaggio sarebbero contaminati, facendo finta che questi nitri abbiano contaminazione zero, però è chiaro che è un'altra assunzione che abbiamo fatto.
Un'altra cosa sempre che deriva dal progetto Ritmare, anche in questo caso il progetto Ritmare, che è l'ultimo seminario del progetto, ha evidenziato che effettivamente anche nel caso del macitolo del tarato sono i primi 30-40 cm quelli contaminati, come la collega precedentemente ha illustrato i sedimenti della Valle Augusta. Ovviamente poi abbiamo fatto tutta una serie di speculazioni sui vari metodi, i tapping, quali sono le criticità, quali sono le criticità. Abbiamo fatto anche delle speculazioni sulla evoluzione assistente del sistema ambientale, da cui alla fine abbiamo cercato di valutare gli impatti associati per l'ecosistema acquatico, che noi infatti, fra virgolette, non è una vera e propria analisi di rischio, abbiamo associato a un'analisi di rischio, però tutti noi sappiamo che l'analisi di rischio sui sedimenti marini è un problema molto complesso, c'è un dibattito a livello nazionale, però il commissario straordinario ci ha chiesto di fare delle analisi di scenario. Alla fine abbiamo calcolato i livelli di esposizione e vulnerabilità di alcune componenti, risorse idriche, sedimenti, ecosistema, biodisponibilità dei contaminanti, morfologia, teologia, drenaggio, speciale materiale, effetti socio-economici, da cui abbiamo tirato fuori degli scenari di rischio, ovviamente con dei livelli di rischio che vanno dal basso verso l'alto, considerando le tre opzioni, quindi l'evoluzione naturale assistita, dragaggio e il capping. E l'abbiamo fatto sia per l'area 170 ettari che la zona nord-ovest del Rio Seno, ovviamente anche in quel caso approcciando il discorso di vulnerabilità ed esposizione, da cui poi deriva il rischio. E in sintesi, questa è l'ultima slide, veramente l'ultima slide. Ovviamente capirete bene che è difficile sintetizzare la complessità di tutte le azioni che sono state realizzate per cercare di lavorare in questo modello concettuale. Però cosa ci dice questo modello concettuale? Evidentemente che il sistema piccolo è molto, molto complesso e naturalmente è molto, molto articolato. Non dico una. In teoria si possono applicare alcune modalità di bonifica, messa in sicurezza in una parte del mar piccolo che non possono essere applicate nell'altra perché ci sono i citri, per esempio, cioè su un versante ci sono i citri, nell'altro versante non ci sono i citri, quindi non si può applicare d'amblè un'unica modalità. E ovviamente al posto di un modello soltanto probabilmente c'è una serie di modelli che ciascuno dei quali ha un proprio scenario di riferimento e che sono ovviamente tra loro strettamente interconnessi, e bisogna considerare sia variabili tecnico-scientifiche sia componenti di ordine sociale ed economico. E evidentemente da tutta questa discussione si evince che non si può programmare un'unica strategia di intervento finalizzata alla bonifica del sito, ma bisogna sicuramente, preliminarmente, c'è necessaria un'attenta fase di discussione, e ancora prima bisogna capire qual è la destinazione d'uso del Mar Piccolo: è la mitilicoltura, la portualità o un'altra destinazione d'uso? Solo sulla base di questa destinazione d'uso, evidentemente, si possono sviluppare degli scenari. E naturalmente che possono essere scenari singoli, multipli o in associazione con varie tecnologie che siano in qualche maniera tra quelle ambientalmente, tecnologicamente ed economicamente attualmente disponibili. Grazie per l'attenzione, scusatemi ma no, credo che, vabbè, 10 minuti in più rispetto alla programmazione degli interventi ci stavano, vista anche diciamo, la soluzione finale e gli appunti finali che tutto sommato ci stanno e sui quali voglio riprendere. Quindi non ho dimenticato l'osservazione che è stata fatta all'inizio e è proprio da questo che questa provocazione ultima, che è pianificatoria, che mi riaggancio e sollecito ovviamente la discussione. Risolvere in 20 minuti una discussione del genere credo che sia impossibile. Penso e spero che qualcuno ovviamente uscirà da questo dibattito insoddisfatto, perché non potremo trovare una soluzione, sono problemi grossissimi, voglio dire, c'è un problema di SIN che deve essere diciamo, in qualche maniera messo a sistema o risolto, credo che. Però mi sono segnato alcuni punti fondamentali. Il primo nella riflessione è questo, cioè
questi studi ovviamente sono molto simili, diciamo, i due approcci servono per supplire a un problema di fondo, cioè che tipicamente ci troviamo un'eredità, cioè di gestire delle cose che sono state pianificate molto male. E voglio dire, tipicamente queste cose non vanno fatte ex post, andrebbero fatte ex ante. Cioè, chi ci dice che lì bisogna fare un impianto industriale o mettere la miticoltura insieme, quindi sono conflittuali tra di loro, è evidente che si tratta di un'errata pianificazione. Una cosa che accomuna tutti i siti, sia quelli che ancora esistono, sia quelli che sono stati dismessi. Penso alla nostra realtà, vedo qua Fulvio Daris, che saluto, collega di ARPA Friuli Venezia Giulia, che si ripetono, no? Sono problematiche che si ripetono, cioè noi dobbiamo decidere di fare un dragaggio a un certo punto, ma anche nell'ordinarietà, ci si misura con la commissione pesca o con i pareri delle persone, a un certo punto dici davanti a tutti gli stakeholders, metto nel GIS gli usi dell'ambiente, l'unica soluzione non è quella del riuso, ma è quella di una ricollocazione inventata oppure trovata nella soluzione, diciamo, di compromesso, perché ci sono i pescatori che non ti consentono di farlo, ci sono mille, diciamo, attività che confliggono certe volte l'una l'altra. Banalmente la nautica non è mai d'accordo con la pesca, questo è un classico. E quindi ci troveremo sempre davanti a due interlocutori che comunque non si parleranno mai, uno perché ha la bocca chiusa, l'altro perché non sente con le orecchie. E mi sono segnato ovviamente il problema della gestione dell'ordinarietà e anche ovviamente il problema dell'escavo. E qua ovviamente colgo la sollecitazione che viene data. Da un lato una pianificazione che adesso noi possiamo fare in condizioni non emergenziali, e dall'altro invece situazioni di bonifica, di messa in sicurezza o comunque, diciamo, di restituzione, diciamo, ai propri usi di ambienti che hanno delle compromissioni, che sono quelli per esempio delle siltation, no? Cioè problemi di interrimento. Ecco, qua ovviamente io non ho la risposta, non mi sento in grado di poterla dare e non ho neanche un suggerimento. Credo che però vada fatta una riflessione più ampia su, e penso che sia stata fatta anche ieri, sul fatto fino a dove, diciamo, il non intervenire possa essere una soluzione e fino a dove noi possiamo intervenire facendo qualcosa che non crei ulteriore danno. Voglio dire, le casse di Colmatta, che è un tema molto aperto, è chiaro che deve essere, si accompagna a situazioni come quelle portuali, non può essere la soluzione in situazioni in cui ovviamente non ci siano le emergenze, le situazioni tipiche di un porto che per sua natura ha comunque un target di inquinamento molto, cioè di alterazione molto molto ampio. Quindi io lascio la discussione veramente a questi temi che sono veramente enormi, io mi sento veramente una formichina in questa discussione, ma lascio anche a chi ovviamente ha più competenze in questo senso, quindi apro la discussione, ho le domande, non credo che il discussant abbia la soluzione alla panacea per tutti i mali, questo ovviamente io vi dico già subito, io personalmente non ho una risposta. Certo che l'osservazione che è stata fatta alla fine dice, ma se noi il target finale sono la miticoltura, è proprio necessario pensare che sia quello il target finale, cioè vuol dire un'area industriale che ha una compromissione, diciamo così, ampia. È necessario che si operi per decorticare mezzo metro con volumi che non oso immaginare, saranno milionate di metri cubi, perché mezzo metro su quegli ettari vengono fuori dei numeri pazzeschi, e fare delle casse, creare comunque delle zone di contaminazione riducendo gli spazi acquei, tra le altre cose, oppure spazi terrestri che vengono destinati a un uso un po' particolare, semplicemente per non bloccare un'attività per due anni, magari che economicamente potrebbe essere esercita in qualche altro modo. Non so, lancio anch'io la provocazione. Se qualcuno vuole intervenire, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Andrea Scolano. Mi sentite? Sì. Benissimo. Ho visto che la sessione sui sedimenti si è concentrata su aree molto grandi e soprattutto su sedimenti marini. Ieri ho accennato nella presentazione che ho fatto una questione su cui stiamo cercando di lavorare, che riguarda invece piccole aree. La problematica è questa, quella dei bacini artificiali che sono sfruttati per la produzione di energia idroelettrica e che magari ricevono sedimenti da aree antropizzate contenenti contaminanti. Quindi qui ci sono la coesistenza di due soggetti, un soggetto che in realtà per contratto è tenuto a pulire periodicamente l'invaso, sia per ragioni di sua convenienza, quindi la capacità di produrre, e anche perché effettivamente fa uno sfruttamento di un'area pubblica, di un piano pubblico. Dall'altro però c'è una contaminazione che non è a lui ascrivibile, trovandosi a valle di una serie di altri soggetti. Per cui come si risolve il problema?
noi abbiamo questa questione in due siti potenzialmente contaminati, due piccoli laghi in Umbria, per cui stiamo cercando di trattare la questione, però non vediamo una collaborazione molto interessata da parte dei soggetti gestori, quasi che non gli interessi il problema, forse ricordandosi che l'ultima volta che hanno sfangato l'hanno potuto fare in modo molto più semplice, a costi bassi, non si rendono conto che la prossima volta sarà un grosso problema. Quindi questa è una questione che riguarda tante piccole aree, tanti laghi in Italia ma anche in Europa, perché in fondo siamo soggetti a un'unica normativa, e non mi sembra che ci sia un lavoro abbastanza attento dietro. So che c'è un decreto ministeriale delle linee guida che dovrebbero essere presentate proprio per la gestione dei fanghi di questi di questo tipo, c'è un gruppo di lavoro interregionale che sta lavorando, con cui mi sono anche messo in contatto, però non mi sembra che si guagli ancora, invece è una problematica non dell'entità chiaramente dei siti che abbiamo visto, però polverizzato sul territorio, che riguarda magari piccole realtà. Poi a fine come ARPA ci dobbiamo occupare di queste cose anche a Casareccio, insomma, necessariamente di Casareccio. Grazie. No, credo che sia giusta l'osservazione, proprio perché essendo monotematico qua e conoscendo alcune piccole realtà anche locali, diciamo lo svaso, una tantum di certi ambienti chiaramente produce il problema della gestione di quantità che non sono più irrisorie. Mi chiedo se non si possa trovare, ma lancio veramente così un'osservazione personale anche un po' da profano, forse probabilmente anche delle tecniche che non prevedono di fare degli svasi magari a 25 a 50 anni, ma di ridurre magari le tempistiche magari di operazione di svaso. Questo ovviamente per diluire, scusatemi il termine, leggermente quello che potrebbe essere fondamentalmente un problema di riversare materiale, sempre che sia possibile farlo ovviamente. Penso che comunque l'osservazione deve essere colta a chi di dovere, nel senso che i tecnici sono qui presenti, e è giusta l'osservazione, la faccio mia ovviamente in questo consesso. Quindi benvenga l'iniziativa, perché ovviamente è una realtà minore ma non di minore importanza. Ecco. E comunque per svaso di sedimenti contaminati. Sì, no. Però rispondo subito. Preso nota, vediamo di fare un'iniziativa su questa cosa che non è affatto secondaria, soprattutto per le dinamiche che dicevi tu, non semplicemente per quelle del Trasimeno, che conosco molto bene, altre dinamiche particolari, ma soprattutto per le basi artificiali. Anche io credo che meriti però un approfondimento specifico. Ad esempio, faccio un esempio: l'Università della Basilicata da tantissimo tempo ci sta cercando di lavorare sopra, altre università, l'Università di Firenze e altre. Credo che meriti, sia un argomento che meriti un'apertura specifica. Direi che oggi, se è possibile, restiamo sulla, diciamo, acque di transizione marine, costiere, e invece ci focalizziamo anche per quello che hai detto, mi legherei più l'intervento che ho sentito ieri piuttosto che a quello di oggi. Ok? Se ne restiamo d'accordo così, me ne assumo io rispetto al sistema, rispetto anche ai diciamo ai colleghi dell'Accademia, della comunità scientifica. Grazie. Prego. Non vedo mani alzate, posso invitare magari Fulvio, se puoi portare una parola, visto che ti vedo qua relativamente, sì, forse anche si è messo nascosto lì sul primo piatto, no, semplicemente da una testimonianza. Il primo filo non posso essere nascosto. Appunto. No, sì, tanto che grazie, vi saluto veramente. L'esperienza della Regione di Valle Marano, per quanto riguarda i ragazzi, è un'esperienza secondo me innovativa a livello della gestione del sistema. Dopo la libera immigrazione 2012, praticamente, concordando con il Ministero dell'Ambiente delle procedure che consentivano l'agenzia, quindi il sistema regionale, quindi direzione regionale ambiente e agenzia, la gestione dei sedimenti ai sensi del 95,3, quindi una risorsa e non più questo passo. Abbiamo condiviso con l'avvocatura della regione una condivisione dal punto di vista normativo, che doveva mettere in evidenza i punti che tu hai citato, cioè il non peggioramento della qualità ambientale, la tutela del quorum d'acqua per quanto riguarda le concentrazioni previste dalla normativa, e quindi il fatto che non ci fosse un danno ambientale da questo tipo di movimentazione. Abbiamo adottato tutta una serie di procedure come le panne sommerse per evitare la diffusione di sedimenti.
abbiamo fatto un'attività di monitoraggio per quanto riguarda la compatibilità tra rulometrica alte e contemporaneamente, sia sul materiale da dragare che sul sito di rifiutamento, che comunque avveniva all'interno del corpo idrico, all'interno della comunità. Una valutazione delle capacità della ecotossicologia nelle aree interne e esterne, laddove esistevano i banchi naturali di molluschi o degli allevamenti di molluschi, un'analisi ante post per quanto riguarda le caratteristiche chimiche dei molluschi, in particolare mercurio e non solamente mercurio, anche se problematico non avevo mai avuto. E su questa linea siamo andati avanti e di fatto siamo passati da una previsione di gestione del sedimento come rifiuti in caso di problemato di sedimento all'utilizzo di una risorsa nell'ambito, come dice giustamente, di una realtà lagunare comunque in erosione, che comunque deve essere risistemata all'interno di quel percorso che evidentemente deve consentire la movimentazione. Abbiamo anche un porto non di noi, differente portata, Porto Nogaro, in cui stiamo lavorando proprio in questi giorni per il dragaggio del sistema Usacorno e l'acqua di transizione fino a Massa. Quindi fino adesso il percorso che avevo distinto in prevenzione Giulia è stato questo ed è andato tutto sommato in maniera molto tranquilla. Concludo con la battuta che ti ho fatto prima che non incominciassimo evidentemente. Io ho cominciato l'attività nell'anno 2015 in maniera molto il nuovo direttore generale è stato nominato praticamente, ha firmato il 30 dicembre. Il 2 gennaio con un profondo senso di appartenenza all'agenzia, anche se era da un giorno, il 2 gennaio è venuto a lavorare, quindi eravamo tutti presenti, ovviamente. Alle 9 meno, ma no, assolutamente era dovuto questo. Alle 9 meno un quarto dalla portineria mi telefonano e mi dico: il direttore sta arrivando, non è quanti carabinieri per lei. E allora sicuramente mi ha detto: comincio l'anno nuovo in maniera vivace. Qual era il quesito dei carabinieri? L'acquisizione di tutto quel materiale che ARPA ha prodotto, quindi documentazione tecnica, pareri, analisi, per le attività di dragaggio del canale di Barbano. Quindi, e poi mi ricollego ad uno dei tanti problemi che dobbiamo discutere. Una laguna di Grado Marano si divide dal punto amministrativo tra due province, provincia di Gorizia e provincia di Udine. Per uno è inquinato, per uno è pulito. Il presidente molto bene sta animando la situazione, qualcuno magari le se la paga sulla pelle. Ma un'attività di rifacimento di 500 metri di spiaggia a Grado è stato oggetto di, non dico di sequestro, ma evidentemente di non accesso, perché sempre una procura riteneva questa attività di rifacimento un danno ambientale con rischio per la salute. Quindi l'approccio nostro è questo. Articolo 135, comma 3, con tutte le cautele che evidentemente questo tipo di procedimento. Bon, grazie Fulvio veramente perché la testimonianza credo che sia utile per dare appunto lo spunto alla discussione. Forse la risposta, diciamo che mi ricollego sempre alla domanda, manca sempre una risposta. Sì, non è pertinente, però voglio dire. Sì, non è fattibile probabilmente. Ma noi sappiamo, no, che c'è la grande discussione è bene, lo riuso, se non posso riusarlo lo devo in qualche maniera smaltire o comunque riallocare, in qualche modo deve essere gestito. Le casse di colmata sappiamo cosa sono e credo che nell'ordinarietà forse anche capire un pochettino meglio quali siano i processi di un porto, voglio dire, il porto non è che sia un'entità che rimane staticamente ferma, ma cioè, il problema di un porto è che è una trappola sedimentaria, ahimè, quindi... Se volete posso fare un po' l'esperienza di Arpa Puglia nel gestione di queste questioni. Noi abbiamo in Puglia ovviamente dei porti abbastanza grandi. Che non è solo Taranto. E che non è solo Taranto, c'è anche Bari, per esempio. Qui stiamo collaborando anche Brindisi. Sì. Parlo di Bari perché stiamo collaborando con l'ISPRA. Per questi, chiamiamoli grandi porti, che poi sono di se non sbaglio, categoria 2, classe 1 o qualcosa di simile, sono classificati in questa maniera. Impostiamo anche un programma prima di caratterizzazione evidentemente, perché tanti sarebbe inopportuno quando già la fase di caratterizzazione ci dice che questi materiali non sono compatibili per il dumping. Quindi già questa idea va a... perché non perché non sia, c'è qualcuno che dice che non sia possibile, ma perché ci sono le norme che dicono che non puoi andare a variare la qualità di un corpo idrico. Certo.
siccome ci sono di fare un paragone, però se non lo peggiore stiamo facendo esattamente, le dico l'ultimo esempio Barletta, l'ultimo esempio sempre autorità, le faccio questo esempio, l'autorità portuale di Barletta ci dice virtuosamente, siccome abbiamo verificato che ci sono alcune porzioni di sedimento del porto che sono compatibili con l'opzione A1 del manuale IGRAM per la monetizzazione, li vogliamo una parte di questi ovviamente vogliamo fare dumping. Evidentemente ha chiesto ad ARPA di fare la caratterizzazione del sito in cui doveva essere. Evidentemente il risultato di questa comparazione ha detto che effettivamente quella parte di materiale, almeno per ARPA, poteva essere compatibile con il sito di dumping. Quindi, voglio dire, su questi aspetti penso che ci sia abbastanza chiarezza. Evidentemente deve essere fatto tutto quello che in maniera virtuosa, io dico in maniera virtuosa perché è stato previsto dal manuale ICRAM ISPRA sulla movimentazione dei sedimenti marini, perché voglio dire è salvaguardia gli aspetti. In più però noi sempre proponiamo che una volta che è autorizzato il dragaggio di fare una valutazione su alcuni aspetti che possono andare a interferire con l'ambiente esterno al porto, perché come dice giustamente il professor Fontolan, i porti non sono considerati corpi idrici in quanto sono fonti di pressione, cioè per definizione un porto è contaminato, non può essere diversamente più o meno contaminato. Quindi noi come abbiamo impostato il nostro approccio ARPA? Che noi diciamo a chi gestisce il porto, l'attività di dragaggio, ok, siccome l'unico problema che posso avere io nelle attività di dragaggio è quello del sedimento, la plume in uscita dal porto, andiamo a verificare se durante le operazioni di dragaggio la torbidità non superi un valore limite che è sito specifico, non posso applicare il limite del porto di Amsterdam con quello di Molfetta, scusatemi, no, perché è successo che ci hanno proposto questo e mi hanno detto ma è evidentemente inapplicabile. Quindi secondo me un approccio sulla base del manuale integrato da questo monitoraggio su questi aspetti, oppure c'è il positonieto all'esterno, un SIC positonieto, allora cos'è che può dar fastidio al positonieto? La torbidità. Quindi andare a valutare questo in uscita, non all'interno, perché all'interno è ovvio che un dragaggio fa torbidità, cioè è inevitabile, non penso che ci sia nessuno che riesca ad evitare del tutto questo. Quindi basta secondo me seguire queste piccole procedure e alla fine un buon livello di salvaguardia ambientale si può ottenere, almeno questa è l'opinione che noi cerchiamo di sviluppare in ARPA Puglia. Possibilmente che non prometto già che ci sarà un'altra due giorni specifica su questo, no? Perché credo che sia uno dei grossi problemi, adesso dirò perché, dei grossi argomenti, non dei grossi problemi, sui quali dobbiamo ricoordinarci, penso che sia assolutamente, anche perché se una buona salvaguardia ambientale bisogna vedere se il procuratore lo ritiene tanto, sì. Che è un punto cruciale, che vorrei poi non oggi, ma trovare il modo di affrontarlo tra il leaking dei nostri sistemi è uno dei punti cruciali. Sì, sono stato chiamato in causa sulla questione dei carabinieri, perché noi ci comportiamo così, la mattina andiamo dai carabinieri e diciamo voi avete bisogno di noi oggi? Se dicono no, iniziamo il nostro lavoro. Qualche volta facciamo dei programmi settimanali e condivisi. Sì, assolutamente. Noi ce l'abbiamo addirittura nella sede dell'ARPA all'ultimo piano, quindi stanno lì proprio a disposizione. A parte gli scherzi, credo Presidente che un elemento che dovremmo affrontare di contorno alle cose che sono emerse in queste due giornate è la questione del responsabile della contaminazione, che diciamo saggiamente non è stato introdotto fino ad ora perché è un elemento criticissimo, però nella nostra esperienza il quesito, sia per le pressioni dell'Unione Europea, che ovviamente ci mette in mora quando non applichiamo correttamente il livello in cui la paga, e sia da parte ministeriale, il quesito arriva. E arriva in una forma strana. Non chi è il responsabile della contaminazione, ma chi ha determinato il superamento delle CSC. Adesso voi vi immaginate in una situazione come quella di Taranto, come ce ne sono tante altre, andare a definire chi è stato quello che ha buttato l'ultima monetina nella vasca per far determinare il superamento del numero. Ecco, questa questione secondo me merita un tipo di approfondimento proprio delicato, perché tra l'altro il quesito viene posto alle province, non sarebbe in teoria un problema nostro, viene posto alle province,
ma le province ovviamente non hanno nessuna possibilità o capacità di dare queste risposte e quindi la ribaltano sugli organi tecnici. Sentiamo la collega di Napoli che non è chiuso il discorso. Sì, siccome l'abbiamo l'ho interrotto. No, basta. Allora. No, io credo che insomma, gli spunti per chi ovviamente deve raccogliere poi le sintesi di questo ci siano, credo, no? Già ieri, credo, io non c'ero, ma mi hanno riferito che largamente è stata discussa e dibattuta, oggi ci sono diciamo, alcune code, quindi io non vorrei sottrarre altro tempo perché c'è un'altra sessione che deve parlare di noi, però possiamo fare qualche riflessione finale? Sì, lascio io mi sono seduto qua apposta sui sedimenti. Perfetto, prego. Perché ritengo che non è venuto fuori per tutti noi, vorrei guardare anche. Allora credo che su questa materia dobbiamo riunirci un po' tutti, come dicevo le perte no, dai vari sistemi. Abbiamo alcuni punti, la prima cosa voglio sottolineare che noi siamo un pezzo di un processo, purtroppo, lo dico chiaramente. E questo processo, per quanto riguarda questa presidenza, vuole essere il più interattivo possibile, quindi capire assieme quali sono i percorsi relativamente ai soggetti e autorità ambientali. L'autorità ambientale è l'autorità ambientale, poi c'è l'autorità ambientale, tra virgolette, ovvero magistratura, un altro tipo di autorità, con la quale noi quotidianamente abbiamo a che fare, e proprio c'è il rimbalzo tra l'autorità ambientale e l'autorità magistrale, con in mezzo a noi. Perché quello che è stato detto potrebbe essere modulato in mille altre forme, per citare esempi personali, i quali poi è facilissimo per l'autorità ambientale ritirare la mano e dire lui. Oppure mette la mano e dice no, ma mi ha detto lo scienziato. E quello che sta avvenendo anche a Taranto è qualcosa che dà fastidio come altre cose. Nel senso che la comunità scientifica a cui sono appartenuto continua a appartenere idealmente dei contenuti, e l'ho detto anche in una recente riunione presente tutti gli enti pubblici di ricerca, vigilati e non vigilati da noi, soprattutto in una riunione presso il Ministero. Che tutta l'attività scientifica che deve svilupparsi deve essere riportata, in particolare sul mare e in particolare sulla fascia costiera, deve essere riportata nel quadro delle responsabilità, no? Che poi compete a ISPRA nel trasferirla assieme alle agenzie sostanzialmente, con il concorso delle agenzie, col concorso delle loro esperienze, su quello che poi è sostanzialmente gli elementi tecnici e scientifici, non normativi, che poi si basano su elementi socio-economico-culturali, no? E anche dovete aiutarci nel sostenere il fatto che le autorità ambientali devono prendersi in mano il loro coraggio, perché detto una cosa possono anche dire che io non sono d'accordo, scelgo questo, io vado al commissario via sulle inizie. E allora una domanda che fece a Cacciari come responsabile del gruppo istruttore fu esattamente quella che vi ho detto prima: ma voi Chioggiotti, veneziani, della laguna, che ha una sua dinamica, la interpretate, volete continuare a interpretare come laguna, o volete interpretarla e futuribilmente interpretarla come un braccio di mare oppure un porto interno? E questo è veramente il punto cruciale su cui dobbiamo chiarirlo. E se l'uno e l'altro ci sono dei compromessi da stringere, che non sono certamente mosse. E lo dico una persona che viene dall'Università di Genova, come voi sapete, dall'Istituto Idraulico di Genova, che il Mose l'ha studiato, i preparatori del Mose sono stati studiati da Marchi, state proposte da lui in commissione, molti di noi le ha proposte, e poi un suo allievo che ha studiato anche l'idro elasticità delle paratoie ha detto che il progetto Mose non stava in piedi, che è sottoscritto, di fronte alle televisioni di tutto il mondo, e continua a pensarlo. Perché non c'è questa scelta fondamentale, che poi viene riportata nei nostri colleghi di Chioggia, nel proprio lavoro a sostegno delle pesche, della continuità di certe attività, viene riportato dai colleghi di Venezia, no? Nel discorso interazione tra mobilità nella canali, che non è solo quella delle grandi navi, è anche quella di, soprattutto del trasporto anche quotidiano rispetto alle dinamiche. Allora credo che un punto fondamentale è quello sulle lagune, o i porti chiusi, i porti interni, che in qualche modo ci pone maggiori problemi, perché c'è questi contrasti oggettivamente
laddove abbiamo una situazione come Priolo, no? Come altre, come Gela, come altre, è talmente determinata come storia che ha un complesso su cui ragionare e su cui riflettere, ma abbastanza determinato. Allora io credo che meriti tra di noi, e questo piccolo scorcio di discussione, almeno a me lo presenta, il fatto di lavorare insieme per costruire una piattaforma di certezze, altro stato delle conoscenze, in cui riusciamo ad avere un riferimento certo per gli operatori, per noi rispetto alle nostre garanzie, che mi sembra essenziale, dicendo delle cose ragionevoli. E chiamo anche te, comunità scientifica, a non fare i passi avanti del non tempo personale. Comunità scientifica, a non fare i passi avanti da Pierino, per poi andarsi a sostituire, no, a coloro che rispondono della responsabilità, tirandosene indietro, non avendo nessuna responsabilità, e dicendo: oh oh oh, ma io, oh oh oh, io faccio i flussi. Lui si trova i flussi di Ritmare. Ma qualcuno l'ha invitato prima su Ritmare a confrontarsi sui flussi? Oppure sono stati fatti in una camera segreta, perché ho raccontato con Fabio e compagnia varia, oppure in una camera segreta. Allora non è più possibile andare così. Non è più possibile. Allora il tentativo di questo incontro, è proprio di mettere le tre componenti in questa dinamica assieme, perché non è possibile che andiamo e ci ritroviamo, e compresi tra di noi, compreso l'attività che fa Ispra e l'ARPA Puglia, compreso l'attività che fa Ispra e l'ARPA Friuli, tenendo conto che nel sistema agenziale, forse sfugge ai compagni lombardi, ai colleghi lombardi, sfugge il fatto che se io guardo il mio sistema agenziale è quasi tutto sulle coste, più i problemi delle acque interne, che mi trovo in Pianura Padana, mi trovo in Umbria, mi trovo in altre situazioni. Allora, questo problematico oggi, noi abbiamo, quando Fabio Pascarella mi ha proposto lo schema che voi avete proposto al CTP, oggi voleva la deprecazione mia, se mi consenti, cioè voleva dire: signor Regali, se abbiamo pochi minuti non sono sufficienti, ma noi dobbiamo affrontare questo problema esattamente come abbiamo affrontato anche il problema dei nitrati, confrontandoci anche con l'estero, con i colleghi, con i colleghi che fanno queste operazioni nel Mare del Nord, che è un'altra realtà completamente diversa, con i colleghi che fanno questo nel Mar Mediterraneo, ci sono sedi nelle quali anche Ispra partecipa come confronto, e non lo possiamo fare alle calende greche. Guardo voi, non lo possiamo fare alle calende greche, perché è una questione di economia del paese, esattamente come i tratti. Non ho fatto un confronto a caso, cioè salvaguardare la portualità è equivalente a salvaguardare l'agricoltura, tanto per essere chiari. Non sto parlando molto seriamente. Sono eventi conflittuali da genovese, avendo tutta la realtà del porto, avendo un padre che è stato ufficiale di marina e quindi in qualche modo, oltre che ingegnere idraulico meccanico, quindi voglio dire, la realtà è percepita pienamente dai vertici oggi del sistema finanziario. Quindi io vorrei ridare un'occasione a tutti noi nel presentare, mi piacerebbe, e lo dico a tutti, mi piacerebbe, così come quando parliamo di biodiversità o di sostanzialmente ecosistemi marini, mi piacerebbe non trovarmi più con una concordia rovesciata in sé, ma rovesciata su un posto di cui non sa minimamente cosa ci sta sotto, di cui non so assolutamente cosa ci sta sotto, perché questa è la realtà che ci siamo trovati quando ci siamo trovati la Concordia appoggiata lì, che ci chiedevano: ma il danno, cosa c'è sotto, cosa non c'è sotto e cosa c'era sotto. Allora mi piacerebbe che tutti insieme riuscissimo a descrivere quelle che sono le realtà del nostro paese lungo le nostre coste, nella fascia costiera, delle portualità, delle situazioni di acque di transizione, almeno in modo ancorché grossolano, ma avere una conoscenza, raccogliere tra di noi e condividere dati e informazioni. Io continuo a essere maniaco di questo punto, perché le informazioni ci sono, si scopre che ci sono condivise. Allora io credo che questo discorso sulla gestione dei sedimenti, che poi è il DNA sostanzialmente dei processi che legano la parte delle acque interne alla parte delle acque costiere e le acque del mare profondo, allora io credo che su questo noi dobbiamo impegnarci nel giro di pochi mesi a ritrovarci con un ordine del giorno, di nuovo di un giorno e mezzo, nel quale ci confrontiamo da una parte tra di noi, con ulteriore, dall'altra parte con la comunità scientifica.
invito, no, in quell'occasione a dire esattamente, confrontarsi. Guardate, io ho affrontato, io ho conosciuto il procuratore di Gorizia e il procuratore quando facevo la sceneggiata, del resto poi i procuratori vanno in giro, anche i miei amici vanno in giro e dicono le loro cose, in realtà poi siamo voi, noi e loro che dobbiamo mettere insieme le cose e pagare i prezzi, eh? Allora io credo che questo meriti un'altra immediata, lo dico ai colleghi che soprattutto sono responsabili di questo settore, lo dico ai colleghi delle agenzie, soprattutto quelli più esposti oggi, e lo dico anche nei confronti del Ministero. Io non sono più disponibile come Presidente, mi rimuovano ad accettare il fatto che mi trovo delle scelte o commissariali o di direzione generale che sono a prescindere da un confronto con il nostro sistema e con la realtà complessiva del Paese. Questo è il punto che voglio mettere oggi. Coffee break. Invito ad accomodarvi, così iniziamo, perché c'è qualche minuto di ritardo rispetto al programma. Per la verità i minuti sono giusti, allora che è sbagliato, ma comunque. Bene, iniziamo questa ultima sessione. Intanto il mio ringraziamento ovviamente ad Ispra per avermi invitato come discussion di questa sessione sulla contaminazione diffusa, che in un certo senso, riallacciando il ciclo con le altre sessioni, si ricollega molto alla sessione iniziale, dove si è parlato di valori di fondo. Vi farò una breve presentazione di introduzione utilizzando un po' l'esperienza piemontese come spunto per porre sul tavolo alcuni aspetti che verranno in parte poi approfonditi dalle due relazioni che seguiranno, ma che spero possano poi anche essere in parte discusse nella discussione successiva. Parliamo di contaminazione diffusa e mi rifaccio un attimo alle definizioni, in particolare il nostro famoso testo unico, che proprio unico non è, ormai ha molti fratelli. Inquinamento diffuso si dice contaminazione, alterazioni chimiche, fisico, biologiche, le biologiche spesso sono molto dimenticate, comunque, delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine. Una volta si diceva imputabile alla comunità indifferenziata, poi non imputabile a una singola origine, se uno sta ai singoli termini utilizzati dalla legge, vuol dire che un inquinamento causato da due soggetti è un inquinamento diffuso, ma insomma non andiamo su questo aspetto, stiamo sulla vecchia definizione. Per la parte acque, ricordo qua il discorso invece di concentrazione di fondo che è nel decreto legislativo 30, perché si parla di alterazioni antropogeniche o presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto alle condizioni inalterate. Cosa sia poi estremamente limitate? Insomma, è una definizione di tipo un po' diverso. Non parlerò io in particolare di inquinamento diffuso per la parte acque, perché è già stato trattato
in una sessione. Comunque una delle relazioni riguarderà invece proprio un tema che riguarda quello dei pesticidi nelle acque. Però rimanendo sempre al nostro caro testo unico, il discorso della contaminazione diffusa è ripreso anche in un altro aspetto, che forse è quello che diciamo vorrei sviluppare un po' di più questa mattina, cioè il discorso effettivamente delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, quindi non quelle relative ad uno specifico sito contaminato, perché la norma prevede che per queste aree le regioni, e quindi viene individuato l'ente, intervengono con degli appositi piani, appunto distinguendo questi appositi piani da quelli che sono gli interventi invece sui siti contaminati. Viene anche detto che comunque anche sulla contaminazione diffusa il riferimento è sempre il titolo quinto della parte quarta, eccetera, eccetera, cioè sono sempre le famose tabelle, la famosa tabella 1, colonna A, colonna B, eccetera. La stessa norma sulla parte bonifiche, però, sotto un certo aspetto ci crea un attimino di confusione, perché quando parla di valori di fondo relativi ad un sito contaminato, non parla di valori di fondo naturale, parla di valori di fondo antropici o naturali. Quindi, quando parliamo di valore di fondo antropico, è abbastanza chiaro che ci riferiamo comunque, siamo su definizioni molto simili a quelli della contaminazione diffusa, così come l'ho citata in precedenza. Dicevo che non vi parlo di valori di fondo per la parte acque, perché è già stato affrontato in una sessione, volevo solo così darvi un riferimento per chi volesse vedere uno studio che è stato fatto dai miei colleghi del gruppo di qualità delle acque, supportati anche da altri colleghi di ARPA Piemonte, per la definizione di valori di fondo naturale, soprattutto di cromo 6 e nickel e in parte di manganese. La relazione finale e completa la trovate su quel riferimento, per cui non approfondisco su questo perché non c'è assolutamente il tempo. Vorrei invece dire qualcosa di più sulla parte suolo, perché l'analisi, diciamo, la caratterizzazione dei suoli è un problema un po' più difficile da un punto di vista analitico rispetto a quello delle acque, diciamo così, e i gradi di conoscenza del suolo, soprattutto rispetto a determinati contaminanti, cioè le conoscenze ci sono a livello nazionale, sono sicuramente migliori adesso di quando un bel po' di anni fa ho cominciato ad occuparmi di questo tema, però sono ancora abbastanza disomogenee ed è abbastanza difficile, ne parlavo prima con un collega di ISPRA, riuscire a rappresentare un quadro nazionale completo delle conoscenze su questo tema. Parliamo di suolo, il riferimento è chiaramente la norma ISO del 2005, parlando sia di fondo naturale, di natura, di fondo geochimico, quindi non interessato in nessun modo dalla presenza dell'uomo e delle attività antropiche, e invece di fondo naturale antropico quando è anche l'uomo che interviene su questi temi. Dicevo, contaminazione diffusa del suolo, perché è un tema su cui ci troviamo molto spesso adesso a confrontarci. Qualche anno fa, quando c'era la speranza di riuscire ad avere una direttiva europea sulla protezione del suolo, era stato fatto uno studio, sono stati fatti diversi gruppi di lavoro,
su quelle che erano le minacce per la qualità del suolo a livello europeo. Una di queste minacce era proprio stata identificata come la contaminazione diffusa. Da che cosa deriva più o meno lo sappiamo tutti, in particolare deposizioni atmosferiche di diversa origine, ma anche ovviamente attività industriali e attività di gestione delle attività agricole in un determinato modo o spandimenti, utilizzi di rifiuti più o meno non sufficientemente controllati, diciamo. Le problematiche su queste cose, come vi ho detto, sono abbastanza consistenti, perché non è semplice determinare le caratteristiche del suolo. Soprattutto noi abbiamo l'esperienza della nostra regione, che ha una variabilità spaziale della tipologia di suoli estremamente diffusa, per cui la cosa costa parecchi soldi e finora ha ricevuto anche, direi, poca sensibilità da parte delle autorità che dovrebbero aiutarci su questo aspetto. Ma perché è importante la contaminazione diffusa? Io introduco, non voglio inventare una definizione, ma noi a livello almeno della nostra agenzia parliamo spesso di una contaminazione di prossimità. Cioè, in questo senso, spesso ci troviamo in situazioni in cui viene riscontrata una determinata contaminazione che interessa una superficie rilevante di territorio, ma che non è una contaminazione diffusa, perché si sa da dove deriva la maggior parte di quella contaminazione. In genere un'attività industriale o un'attività di trattamento rifiuti. Le conoscenze sulla contaminazione diffusa, soprattutto del suolo, sono fondamentali per poter andare proprio a delimitare quella che è questa area interessata dalla contaminazione, definire quello che è di responsabilità di quel soggetto da quello che è invece un fondo di tipo diverso. Vi farò vedere dopo un esempio, ma gli esempi che abbiamo avuto noi riguardano contaminazioni di tipo organico. Faccio l'esempio delle diossine, che è un aspetto sempre particolarmente rilevante. Allora, se uno trova in un suolo agricolo o naturale dei valori di alcuni nanogrammi di diossina, e poi questi dati arrivano al sindaco piuttosto che all'assessore provinciale, grammi lo capisce, nano un po' meno, però quello che dice subito è: ma le diossine non ci devono essere, deve essere zero. Allora, o uno ha dei numeri, ha delle conoscenze per potergli dire: guarda che non è così, perché ci sono dappertutto, e anzi, magari se vai in montagna dove pensi di trovare tutto pulito, ne trovi tre volte di più di quelli che trovi nei suoli agricoli sotto. Oppure diventa veramente difficile gestire determinate cose con il sindaco, che, per il fatto che è un'autorità sanitaria, dice: ma io adesso vieto la coltivazione, vieto questo, vieto quello, eccetera eccetera. Allora, vi faccio vedere, ma molto velocemente, perché anche qua vi do poi il riferimento per andarvi a vedere quello che è la nostra rete di monitoraggio ambientale dei suoli, che è una rete a maglia fissa 9x9 con una serie di approfondimenti su aree critiche 3x3 o 1,5x1,5 secondo del tipo di... Adesso in questo momento stiamo approfondendo una zona dell'area torinese dove è partito l'anno scorso, è entrato in funzione l'inceneritore, per cui abbiamo fatto degli studi ex ante. Poi in alcune zone ci sono anche alcuni approfondimenti su delle aree a vigneto per il discorso del rame, eccetera. Questa rete a maglia fissa è integrata da una serie di stazioni rappresentative che invece riguardano principalmente i suoli agricoli, rappresentative sotto il punto di vista di uso del suolo e di qualità del suolo da un punto di vista pedologico. Le nostre modalità di campionamento non sono esattamente uguali
a quelle che probabilmente avete visto l'altro giorno descritte dall'amico Giandon, perché per noi diciamo, arriviamo un po' meno in profondità, per noi il suolo profondo è quello che parte, diciamo, sotto lo strato di aratura, non arriviamo ad un metro in genere, anche perché la maggior parte dei nostri suoli in realtà non ha una profondità di un metro, spesso dei suoli agrari, quindi è più superficiale, però i criteri sono comunque molto simili. Per i suoli naturali, oltre ovviamente al togliere la parte di cotico superficiale, abbiamo un primo, due strati in genere, fra 0 e 10 cm e poi lo strato sottostante in genere fra i 30 e gli 80 cm, anche qua dove c'è il suolo. Con degli schemi, ogni punto di campionamento per noi vuol dire prendere i campioni su con dei campioni compositi secondo questa metodologia che poi potete vedere. Adesso se riesce ad andare avanti questo, cosa è successo? Vabbè. Su questi campioni abbiamo fatto sì i metalli e metalloidi, poi una serie di idrocarburi policiclici aromatici, dove ultimamente ci siamo concentrati in realtà soprattutto sul benzopirene, perché diciamo può essere un indicatore più semplice, poi diossine e PCB. Chissà se così va avanti, non so perché. Vabbè. Elaborando i dati da un punto di vista statistico, geostatistico, si riescono a definire delle aree omogenee di concentrazione, ovviamente lavorando alla scala opportuna, cioè noi abbiamo una rete che a nostro avviso può rappresentare i suoli alla scala del 250.000, dove abbiamo la 9x9. Se dobbiamo scendere dei livelli di maggior approfondimento, ovviamente bisogna integrare i campionamenti. Quello che vedete rappresentato qua come aree omogenee è il caso del cromo. Noi, la nostra regione ha dei grossi superamenti per cromo e nichel in ampie zone rispetto alla colonna A della tabella, e i colori rappresentano delle percentuali di superamento di campioni che superano questi valori tabellari. La stessa cosa può essere fatta, e questo è il caso delle diossine, la stessa cosa può essere fatta sui componenti di carattere organico, dove diciamo, abbiamo invece per fortuna pochi campioni, però c'è poche aree, però ci sono delle aree dove ci sono dei superamenti del limite, che se mi ricordo bene è di 10 nanogrammi, ma una di queste aree è l'area torinese. Noi avevamo fatto ad esempio negli anni passati uno studio sui parchi dell'area torinese, in molte aree verdi del comune di Torino il limite della colonna A era superato, perché poi ci siamo messi a discutere col comune su come ragionare per limitare i rischi su questi aspetti. Quindi tutte queste cose per derivare valori di fondo naturale o di fondo antropico, qua vedete ancora delle rappresentazioni di alcuni elementi, ma le guardate poi con calma. Ci interessa, parlando soprattutto di contaminazione diffusa, soprattutto quella di origine antropica. Perché tutto questo qua? Cosa serve? Cioè, intanto che cosa serve per poter arrivare a questo punto di conoscenza? Serve una rete conoscitiva, ho messo il monitoraggio tra parentesi perché monitoraggio significa ritornare periodicamente sullo stesso punto. Sui suoli diciamo, i tempi di monitoraggio non sono certo quelli delle acque, i 6 mesi, il mese, l'anno, si parla di diversi anni. Poterci tornare vuol dire investire risorse per poter passare da una rete conoscitiva a una rete di monitoraggio, e vi garantisco che per costruire questo sistema conoscitivo ci abbiamo messo un po' di anni e abbiamo faticato molto a trovare le risorse, cioè abbiamo dovuto convincere i nostri finanziatori in modi molto, cioè sfruttando un po' tutte le possibilità che c'erano. Serve poi essere in grado ovviamente di elaborare questi dati da un punto di vista statistico e geostatistico
tenendo sempre presente, ripeto, la scala a cui si lavora e quindi cercando di utilizzare in modo corretto questi dati. A cosa servono? Servono all'applicazione, il riferimento sui valori di fondo per le bonifiche, e va bene, aggiungerei anche in questo momento sempre più, perché ci coinvolge con un numero molto più alto di casi, il riferimento sui valori di fondo per la gestione delle terre rocce da scavo, perché questa normativa ha avuto un impatto, almeno sulle agenzie, per quello che è la nostra esperienza, molto molto consistente. Serve per valutare, come dicevo prima, quei fenomeni di contaminazione di prossimità, dopo ne vediamo un esempio. Dovrebbe servire anche per la predisposizione di questi piani di intervento per le aree interessate da contaminazione diffusa, cioè quelli previsti dall'articolo 239,3. L'esempio di cui, che citavo prima, non ve lo illustro nel dettaglio, non ho neanche messo i numeri in realtà dell'analisi, ma è solo per dirvelo. Si trattava ad esempio di una valutazione di un stabilimento industriale che stava al fondo della Val di Susa, in cui, in cui si presumeva che ci fosse una contaminazione di metalli e di diossine che aveva interessato una parte consistente di territorio, perché la modellistica di dispersione atmosferica aveva dimostrato che il territorio coperto era molto ampio, e grazie al fatto che avevamo una rete conoscitiva sull'area torinese, sull'area delle periferie di Torino, abbiamo potuto delimitare un po' quello che era l'area interessata da questa contaminazione, con un soggetto ben preciso come responsabilità, da quelli che erano dei valori di fondo tutt'altro che trascurabili dell'area metropolitana torinese, che ovviamente risentiva di tutte le altre insieme di industrie, di attività produttive, di riscaldamenti, di tutto quello che volete, che è tipico di una grande area metropolitana. Qua trovate delle considerazioni, ma ve le lascio poi leggere a voi. Mi interessa invece, per chiudere, dare due spunti sul discorso di questi piani di intervento per le aree da contaminazione diffusa. Riprendo qua un paio di slide che in realtà hanno qualche anno, nel senso che sono frutto di un lavoro che avevamo fatto per la Regione, in cui però avevamo cercato di dire, ma se noi dobbiamo, una volta che abbiamo definito che c'è una contaminazione diffusa che interessa una superficie abbastanza ampia del territorio, cosa possiamo fare concretamente? Cioè, cosa sono questi piani di intervento? Perché questo era quello che si chiedevano anche i colleghi della Regione, no? Allora, sicuramente bisogna definire delle azioni tese a migliorare, a incrementare la qualità conoscitiva che si ha su quell'area. Bisogna anche valutare, e si possono essere aspetti anche diversi su questo, il rischio sanitario, che non vuol dire per forza fare un'analisi di rischio come quella delle bonifiche, però citavo prima il discorso dei parchi torinesi. Se io in un parco ho i terreni superficiali che sono vicini ai limiti di contaminazione per la diossina, per qualche metallo pesante, magari posso presumere, posso anche fare delle valutazioni con analisi di rischio, che se i bambini si giocano lì e si mangiano il terreno, magari ci sono dei rischi sanitari. Allora cosa faccio? Posso concordare col comune delle modalità di gestione dei parchi, della copertura delle aree, soprattutto di gioco, in determinato modo per limitare il rischio. Ma più in generale credo che questi piani di intervento, al di là delle traduzioni specifiche in casi specifici, cioè questa conoscenza della contaminazione diffusa si dovrebbe tradurre nell'ultimo punto, torno un attimo alla precedente, cioè in questo, cioè nel fatto che le azioni di intervento sono delle azioni di intervento e di pianificazione, quindi sono delle azioni, bisogna tenere presente che ci sono quelle conoscenze sulla contaminazione diffusa e ricordarsene in tutti quelli che sono le possibili azioni di pianificazione. Non sono sicuramente tutte qua quelle che esistono, ma a partire dai piani territoriali e regionali,
per poi discendere ai provinciali, ai comunali, ai piani regolatori, ai regolamenti dei comuni. Quello che vi dicevo prima delle aree verdi è un esempio di regolamento di igiene urbano, di regolamento comunale, oppure a tutte i piani che stanno nella parte di gestione della PAC, del PSR, della gestione dell'agricoltura, alle valutazioni, alle VAS dei piani, alle vie, sui grandi impianti, ad altri strumenti di pianificazione. Perché solo in questo modo questi risultati possono essere effettivamente utili. Come prevenire questo discorso della contaminazione diffusa per lanciare anche gli interventi che seguono? È necessario conoscere il territorio ed è necessario soprattutto usare quelle che sono adesso gli strumenti che sono a disposizione da un punto di vista geografico per riportare effettivamente sul territorio da un punto di vista geografico quelle che sono le nostre conoscenze ed integrare le varie conoscenze sulla qualità del suolo come su tanti altri aspetti. Bisogna ovviamente avere delle reti di monitoraggio e bisogna cercare di controllare quelle attività che possono produrre questi fenomeni di contaminazione diffusa, anche qua in un modo, diciamo, il più integrato possibile, con degli strumenti che permettano effettivamente di collegare magari una mole analitica di dati che tutte le ARPA posseggono e ne hanno una marea, ma se poi questi dati non riusciamo a collegarli con il punto dove è stato fatto il campionamento, con l'attività che era interessata da quell'attività, facciamo ogni anno decine di migliaia di analisi e spesso abbiamo difficoltà poi ad utilizzare concretamente queste analisi. La prima relazione che seguirà credo che sia fatta dai colleghi dell'ARPA Emilia e della Regione Emilia, credo che sia un esempio di una modalità di gestione, di controllo di uno di quelli che è sicuramente uno dei problemi che possono incrementare la contaminazione diffusa, cioè l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, che in alcune regioni tipo la nostra non è un particolare problema perché ne abbiamo un utilizzo un po' minore, ma in altre regioni è molto più diffusa. La seconda relazione invece che vedremo riguarda invece, si ritorna un po' alla parte acque, perché riguarda il discorso dei fitofarmaci nella qualità delle acque. Il problema dei fitofarmaci probabilmente non c'è solo sulla qualità delle acque, ma c'è anche sui suoli. Questo che trovate, questo indirizzo qua, che trovate qua sotto sulla relazione ambiente del Piemonte, vi permette di approfondire, se ne avete interesse, quello che vi ho detto sulla rete conoscitiva sul monitoraggio del suolo sostanzialmente del Piemonte, così magari vedete anche come è stata fatta quest'anno, cioè l'anno scorso, diciamo ormai nel 2014, la relazione sullo stato dell'ambiente, perché è stata fatta in un modo un po' diverso, diciamo, da quello classico. E in particolare lì sono riportati in questo momento i dati abbastanza dettagliati su questo, anche se non abbiamo ancora pubblicato la relazione completa perché aspettiamo il via libera dei colleghi della regione. Io credo di aver preso sicuramente più del tempo che avevo, ma mi capita sempre. Lascio la parola adesso al collega Vitali, credo, di ARPA Emilia, per la prima parte della sua relazione, che verrà poi continuata invece dalla collega della Regione Marche. Dov'è che la trovo la relazione? Aspetta, perché sono un po' agitato. No, sotto. Eccola qua.
dove è finito il coso. Even, sì. Bene. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi sono qui un po' a illustrare un esempio di applicazione di normativa regionale dell'Emilia Romagna sull'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione. Appunto che è stata emanata nel 2004 per cercare di consentire un controllo preventivo su queste attività. E appunto guarderemo alcuni aspetti di questa normativa e i risvolti appunto applicativi che abbiamo avuto nel nostro territorio. Ecco, innanzitutto questa delibera regionale del 2004 fu messa a punto da un gruppo di lavoro istituito presso la regione, a cui parteciparono le province e anche i rappresentanti di ARPA, e quindi fu appunto costruita questa delibera tenendo conto anche appunto delle esperienze pregresse e degli inconvenienti che si erano appunto riscontrati nell'applicazione della normativa su questa materia. Ecco, innanzitutto uno degli aspetti di questa normativa è appunto quello che prevede la caratterizzazione preventiva del terreno su cui il soggetto che chiede l'autorizzazione intende portare i fanghi. In sostanza, in sede di autorizzazione deve essere fornito appunto l'elenco di tutti i terreni con le analisi dei terreni stessi, volte a dimostrare che questi terreni sono idonei a ricevere i fanghi. Ecco. Le date di campionamento dei terreni devono essere comunicate ad ARPA e alla provincia, nel nostro caso, in modo che si possa andare ad assistere a queste attività di campionamento, ed eventualmente poi si possono prelevare controcampioni per verificare appunto che poi le analisi che vengono fornite siano attendibili, e anche per verificare che le tecniche di campionamento siano fatte, siano messe in atto in modo corretto. E quindi nei primi tempi di applicazione di questa normativa è emerso subito un problemino, cioè che controcampioni prelevati da ARPA, quindi proprio praticamente lo stesso sacchetto di terreno diviso in due parti, uno analizzato dal laboratorio incaricato dal soggetto che chiedeva l'autorizzazione e uno analizzato dal laboratorio di ARPA, in parecchi casi si trovavano delle discrepanze piuttosto consistenti, ovviamente al di là dei limiti di incertezza, su diversi parametri che rendevano difficile il confronto, appunto. E questo problema, che in alcuni casi ha determinato il fatto di non poter poi riconoscere le analisi fornite dal laboratorio privato come attendibili riguardo alle caratteristiche del terreno, dei terreni da caratterizzare. Ecco, questo problema si è superato facendo calibrare i laboratori con il laboratorio di ARPA, e infatti successivamente queste discordanze non si sono più, riscontrate in modo così diffuso. Ecco, una volta che i terreni sono stati caratterizzati e quindi il soggetto ottiene l'autorizzazione a utilizzare i fanghi in agricoltura, ecco, tutti i dati relativi a questi campionamenti di analisi sono inseriti in una mappatura, una banca dati, appunto, in cui abbiamo sia i punti di campionamento dei subcampioni e sia associati tutti i dati analitici. Ecco, un altro aspetto, sempre della normativa della nostra regione, è volto sempre a consentire un controllo
più efficace è quello che prevede il fatto che con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo chi intende andare a spandere il fango sui terreni che a suo tempo sono stati autorizzati deve comunicare la data esatta in cui eseguirà queste operazioni e le analisi del fango che intende espandere sono quelle relative al lotto, a un ben definito lotto di stoccaggio presso l'impianto appunto di produzione del fango, perché praticamente prima dell'applicazione di questa norma regionale sia la data di spandimento veniva comunicata come previsto dalla norma nazionale con una notifica da fare almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dello spandimento, ma questa notifica ha una validità di 6 mesi, quindi in sostanza le notifiche che ci arrivavano riportavano a partire dal, ma non si sapeva poi di lì a 6 mesi quando veniva fatto lo spandimento. Quindi per poter andare a verificare come avvenivano le operazioni di spandimento o dovete telefonare al soggetto e dire allora quando è che andate a spandere, ma in quel caso il soggetto veniva informato dell'intenzione di operare un controllo, oppure bisogna andare tutti i giorni a vedere se questo spandeva, quindi praticamente era molto difficile esercitare un controllo in sede di spandimento. Così come l'analisi del fango, che veniva allegata insieme alla notifica, era un'analisi fatta, anche quella aveva una validità di diversi mesi, e non era detto che il fango che poi andava a spandimento fosse provenisse dalla stessa partita che era stata analizzata. Con questi accorgimenti della normativa regionale, invece, l'analisi, una volta che il lotto di stoccaggio si è riempito, non ci si può mettere più altro fango, si procede al campionamento, all'analisi, e quell'analisi è quella che si riferisce a quel fango lì che poi andrà sul terreno. Quindi è possibile poter intervenire ovviamente a sorpresa per verificare se le operazioni di spandimento vengono svolte regolarmente e per evitare eventuali abusi, perché insieme al fango non è tanto il timore che il fango di per sé abbia delle caratteristiche negative o che abbia dei problemi, però si deve evitare che insieme a quel fango magari il soggetto che ha l'autorizzazione ci infili dell'altra roba. Purtroppo nella nostra realtà anni fa è successo tutto un problema molto, molto grosso relativo appunto a questa tematica, che ci vide coinvolti diciamo, in una serie di accertamenti volti proprio a verificare che cosa era stato fatto nell'ambito di queste pratiche. Ecco, per questo tipo di verifiche, pur avendo ancora in vigore la normativa nazionale e non quella regionale, comunque con l'utilizzo di tecniche GIS è stato possibile comunque fare una serie di controlli a posteriori. Ecco, innanzitutto si sono appunto mappati i terreni che il soggetto autorizzato, che era stato autorizzato a spandere, aveva indicato nel registro degli spandimenti, cioè i terreni che ufficialmente erano stati interessati da spandimenti. Non si vede un granché bene purtroppo, però ecco, le aree con ritiratura verde, vedete che sono in parte interessano terreni coltivati, ma in parte interessano boschi, zone assolutamente incolte e anche di difficilissimo accesso. Quindi dal momento che di questi terreni il soggetto aveva fornito anche l'analisi, io mi chiedo come avrà fatto ad andare a fare i campionamenti in mezzo alla boscaglia a non essersi reso conto che quello non era un terreno su cui poteva aver attribuito uno spandimento. E quindi nell'ambito di queste indagini raccogliemmo anche sommarie informazioni dai proprietari dei terreni, i quali dichiararono sommarie informazioni su quali terreni effettivamente il fango era andato, che sono quelli con la retinatura rosa. Tutti gli altri non avevano ricevuto fanghi, però il soggetto nel registro aveva segnato che li aveva messi, quindi
ci si deve chiedere quelle quantità dove sono andate a finire, da qualche altra parte, oppure non sono mai state portate sul terreno e c'è stata una frode all'origine. Ecco, sul posto, terreni dove era stato registrato appunto lo sbandimento si presentavano di questo tipo, insomma. Quindi è molto improbabile che qui siano stati fatti degli sbandimenti di fango o di qualsiasi altra operazione agricola. Un altro tipo di controllo che è possibile fare con queste tecniche è la pendenza, la verifica delle pendenze, perché la normativa prevede un limite del 15% di pendenza oltre il quale non si può espandere, e qui vediamo che diversi terreni, anche qui indicati come destinatari dei fanghi, in realtà avevano pendenze superiori a quelle consentite. Ecco, a titolo di curiosità posso dire che nell'ambito di questa campagna che riguardò vasti territori della nostra provincia, anche se le aree di spandimento di per sé confrontate alle aree agricole complessive erano sempre poca cosa, però fu fatta un'indagine a tappeto con campionamenti, analisi, non si trovò nessun sito che anche a seguito di segnalazioni di cittadini che dicevano io ho visto qua, ho visto là, nessun sito in cui si siano riscontrati delle accumuli l'evidenza di un utilizzo come discarica di fango, insomma. Quello che emerse fu che nell'impianto di produzione da cui provenivano i fanghi, stranamente tutte le bollette delle pesate del fango allegate ai trasporti erano sparite tutte, non c'erano più gli esiti delle pesate. Quindi il sospetto che non si è riusciti a dimostrare è che in realtà la quantità di fango prodotta dall'impianto destinata a smaltimento, l'impianto pagava una ditta insomma, esterna per questa operazione, questa ditta si facesse pagare degli spandimenti in realtà mai di fango mai prodotto, che ci fosse un accordo che lo stesso mezzo ripassasse 2-3 volte sulla pesa, e quindi dopo avevano per forza necessità di registrare degli spandimenti su terreni, loro non guardavano assolutamente dove erano. A suo tempo, con questo meccanismo delle notifiche, bastava mandare l'analisi di non so quale terreno, e quindi che ci sia stata più una frode piuttosto che un effettivo episodio di inquinamento. Ecco, adesso lascio la parola al collega, al dottoressa Marchi, per il proseguimento della relazione. Dunque, come abbiamo visto, quindi la pratica gestionale di spandimento dei fanghi reflui e suoli è una delle fonti di contaminazione diffusa. Parlo a plurale perché la contaminazione diffusa, e riprendo per l'ennesima volta la ISO 19258, ma diciamo ci piace essere molto precisi sui termini, visto che poi abbiamo costruito una cartografia proprio con questi, sulla base di questi criteri. La contaminazione diffusa, per definizione, è una contaminazione che deriva da più sorgenti, è una contaminazione, quindi le sorgenti sono sostanzialmente il fallout atmosferico che viene alimentato dal traffico veicolare, produzione industriale, riscaldamento, e anche però dalla gestione agronomica, perché questa prevede nella stragrande maggioranza dei casi di applicazioni di sostanze al suolo. Quindi per definizione sempre questa contaminazione diffusa lascia la sua impronta nei primi 40 cm del suolo, in particolare per i microinquinanti inorganici che tendono ad essere in condizioni normali più stabili. Stamattina ho scoperto anche per altri contaminanti e anche per situazioni di contaminazione puntuale comunque. E quindi quando noi parliamo di contenuto di fondo naturale antropico o valore di background, parliamo di un contenuto che tiene conto sia diciamo di quello naturale, genetico, intrinseco del suolo, che di quello derivante dalla contaminazione diffusa.
Il decreto 99 del 92, proprio relativo allo spandimento dei fanghi, sostanzialmente prevede per i microinquinanti inorganici dei limiti tabellari, però in diversi articoli, in particolare l'articolo 5, auspica degli approfondimenti sulle caratteristiche locali dei suoli dove avvengono questi spandimenti e anche la raccolta di dati e gruppi di lavoro da parte delle regioni organizzate, diciamo, a livello centralizzato. E, a questo proposito vorrei sottolineare il fatto che anche il lavoro che ha presentato prima il collega rientra in un gruppo di lavoro che è stato organizzato da ISPRA tra 2007-2012 e coordinato dal dottor Lucci, proprio che ha portato a confrontarci tra ARPA e servizi del suolo su questo tema, cioè sulle attività di controllo e monitoraggio, che è un lavoro che a noi ha dato molto in termini di conoscenze e confronto e che praticamente auspichiamo possa anche continuare. Quali sono, diciamo, gli strumenti principali per avere un buon controllo e un monitoraggio della contaminazione diffusa? Come viene sottolineato da questa norma, ma anche dalla strategia tematica, ma anche dal settimo programma quadro di azione ambientale a livello europeo, quello che manca soprattutto per i suoli è la conoscenza, cioè una maggiore conoscenza di base sulle caratteristiche intrinseche della matrice suolo porta poi, diciamo, a snellire tutte le pratiche di monitoraggio, controllo e prevenzione. Dal 2005 al 2012 la Regione Emilia-Romagna, nel soggetto del servizio geologico di cui noi facciamo parte, ha avviato, proprio partendo da un finanziamento del servizio agricoltura proprio in relazione allo spandimento non dei fanghi ma degli effluenti zootecnici, ha un percorso di conoscenza che si è concretizzato attraverso la redazione di 13 cartografie, 5 di fondo naturale e 8 di fondo naturale antropico e anche 5 sulle cosiddette degli arricchimenti superficiali. Il progetto ha questo nome che si chiama cartografia pedogeochimica, ma è più un nome di affetto perché in realtà dentro la carta pedogeochimica del contenuto naturale sono delle cartografie prodotte. Sostanzialmente, come sono state costruite queste cartografie? Si è partiti dal cercare proprio di approfondire le conoscenze sulle caratteristiche intrinseche dei suoli della pianura, che sono quelli più impattati dal punto di vista delle attività antropiche, sia sotto forma del impatto della gestione agronomica che anche di quella industriale. Proprio ispirandoci alla ISO, sull'area di pianura, quindi circa 11.000 km quadrati, abbiamo creato 700 siti di campionamento che sono stati proprio raggruppati e scelti fin dal campionamento sulla base della cartografia pedologica e aggregati per uguali caratteristiche di tessitura, provenienza del materiale parentale e grado evolutivo. Questi gruppi di suoli, che fin dall'inizio quindi costituivano una sorta di gruppi di suoli ad affinità geochimiche, sono poi, perché questi sono i fattori che da bibliografia sono quelli che determinano il contenuto di fondo naturale, sono stati poi controllati con l'ausilio dell'Università di Bologna, che in seno all'Università di Mineralogia ha queste conoscenze, dal punto di vista geochimico, attraverso analisi multivariate, individuazione di marker, e poi sono stati identificati e nominati come le nostre unità cartografiche. Qui le vedete identificate come unità genetico-funzionali, ma il nome non è importante, l'importante è sapere che sono proprio suoli che hanno uguali caratteristiche geochimiche, quindi contenuti di fondo naturali ascritti sotto lo stesso valore. Come vedete sono categorie molto semplici, quindi abbiamo i suoli molto evoluti che hanno delle caratteristiche particolari, poi abbiamo i suoli cosiddetti A, che sono le tessiture fini, B, quelle più grossolane, C, quelle della costa, e alla fine i suoli con elevato contenuto organico. Per ognuno di questi gruppi di suoli è stata fatta una trattazione statistica dei dati con eliminazione degli outlier, normalizzazione delle curve, e alla fine, partendo proprio dalla carta dei suoli, si è visto che ogni poligono poteva, a seconda del gruppo
geochimico di appartenenza, essere inserito in una classe di concentrazione, che abbiamo fatto partire proprio dal limite di legge per avere un'idea quali aree sforavano dal punto di vista del contenuto naturale rispetto a questo limite in modo più o meno determinante e quali aree invece erano palesemente al di sotto. Questo che vedete è l'esempio del cromo. Noi come Piemonte, ma forse in misura sicuramente minore, abbiamo delle aree naturalmente arricchite che sono ascrivibili a, diciamo, al vecchio delta perché è di origine padana, e anche la piana Meandri, ma anche alcune aree dell'Appennino occidentale perché hanno delle ofioliti, quindi rocce naturalmente arricchite in nichel e cromo nel loro bacino, quindi sono questi materiali che creano il parent material da cui si sviluppano suoli poi a loro volta arricchiti. Dato che avevamo a disposizione non solo le analisi sull'orizzonte profondo, perché abbiamo detto se parliamo di fondo naturale antropico parliamo dei primi, diciamo, 40 centimetri, se parliamo di fondo naturale dobbiamo stare al di sotto, quindi qui avete la rappresentazione di valori che sono attorno al metro di profondità, tra i 90 e i 120 centimetri, perché le lavorazioni agricole a volte in pianura da noi si sono spinte oltre i 40 centimetri, quindi cautelativamente abbiamo preso una profondità ancora maggiore. Sempre con questo metodo analitico dell'XRF avevamo anche i campioni superficiali, quindi abbiamo applicato uno degli algoritmi presenti in letteratura e abbiamo creato questa cartografia dei cosiddetti arricchimenti superficiali, semplicemente un confronto su base logaritmica dei due contenuti. Questa è una cartografia che non è quantitativa, ma semplicemente guardando l'andamento generale dei valori su ogni singolo punto di campionamento si può avere un'idea generale dello stato. E, per esempio, per il cromo abbiamo visto che a fronte di arricchimenti naturali consistenti, di fatto però quelli superficiali, almeno secondo questa classificazione, ma abbiamo fatto delle prove anche con indice di arricchimento, rimangono dentro a situazioni di non contaminazione. Dopodiché, forti, diciamo, di queste conoscenze, siamo passati a quella che invece è la valutazione del fondo naturale antropico, quindi abbiamo aggiunto a tutti gli altri elementi di conoscenza quello dell'uso del suolo dal punto di vista della gestione agronomica. Questa cartografia è stata elaborata con la geostatistica, perché qui non era possibile utilizzare il dato a livello di poligono, e poi, diciamo, rappresentata sotto forma di elementi quadrati finiti di un chilometro quadrato. È stata associata una valutazione dell'attendibilità, che secondo noi è abbastanza obbligatoria trattandosi di geostatistica, e come vedete abbiamo una cartografia per il nichel che ha più o meno, diciamo, le stesse origini dal punto di vista dell'arricchimento, che pur essendo del fondo naturale antropico riflette molto bene quella che è quella del fondo naturale del cromo. Quindi sostanzialmente qui per lo stato superficiale la componente principale è genetica. Volendone fare degli strumenti, abbiamo messo sui nostri siti queste cartografie e le abbiamo rese consultabili e scaricabili. La consultazione avviene su due siti che hanno una natura diversa a seconda degli strumenti che sono a disposizione degli utenti, quindi chi può operare in un ambiente GIS parte da questo sito, dove sostanzialmente ha una serie di coperture molto utili a parte le nostre cartografie. Comunque, selezionando la cartografia prescelta, in questo caso nickel, può interrogare il singolo elemento quadrato finito ed avere per questo le informazioni relative al metallo scelto. Se invece vuole contemporaneamente verificare la presenza di più metalli, può selezionare sul banner di destra che avete visto prima tutti i metalli e poi interrogarli. Volevo andare indietro? Non c'è. Comunque, praticamente di fianco ad ogni cartografia c'è poi un tastino che permette di collegarsi simultaneamente con il catalogo e i dati geografici questa di proprietà regionale e scaricare sotto forma di shape la cartografia. L'altro sito, che diciamo inizialmente per noi era più divulgativo ma in realtà si è rivelato di grande utilizzo, è il sito con una visualizzazione Google Map. Questo permette a chi non ha un ambiente GIS funzionante o comunque di normale uso di utilizzare Google come visualizzazione, posizionare i propri punti di interesse e confrontarli poi con i dati
dell'elemento quadrato finito in cui ricadono i punti. Quindi in uno stesso puntino, per uno stesso diciamo, zona, può avere diciamo, i suoi dati e confrontarli con quelli della cartografia. Questo applicativo è stato creato appositamente per le terre rocce da scavo, quindi praticamente si può visualizzare sia le caratteristiche del sito di produzione, confrontarle con quelle del sito di destinazione, mettere a confronto praticamente nello stesso momento i dati proposti in autocertificazione e quelli relativi alla cartografia. Chiaramente lo scopo di questa cartografia non è quello di sostituirsi agli accertamenti di tipo locale che sono obbligatori ma assolutamente auspicabili, semplicemente quello di creare quelle condizioni di contestualizzazione del dato che sono fondamentali e che costituiscono, secondo me, ho visto stamattina, parte del grosso lavoro che deve fare chi poi va a caratterizzare un sito contaminato da contaminazione puntuale. Velocissimamente abbiamo messo su carta alcuni dei valori della tabella che ha mostrato prima il collega di confronto fra i dati e abbiamo fatto questo per il nichel e per il piombo e diciamo, ci fa piacere sottolineare due cose. La prima che appunto in questo modo il collega è stato molto virtuoso nel volere avviare un percorso di calibrazione perché effettivamente ci sono differenze grosse tra i dati prodotti e quelli diciamo, determinati da ARPA. E la seconda è che la nostra cartografia arriva molto posteriori su questi, diciamo, su questi territori, però i dati con cui noi diciamo, creiamo sono dati forniti da ARPA e lo stesso laboratorio e a distanza di praticamente 7 anni c'è una forte coerenza tra i dati della nostra cartografia e quelli che ARPA ai tempi produsse. Quindi, diciamo, ieri ho visto un diagramma in cui in 2 metri c'era una variabilità di dati pazzesca, in realtà bisogna stare molto attenti alla qualità, alla affidabilità del dato, perché se il dato è veramente affidabile non diventa mai vecchio ed è sempre confrontabile. E, diciamo, adesso guardate il piombo, parliamo di dati più vecchi di 7 anni, praticamente i dati proposti da ARPA tenendo conto della diversa uso del suolo sono praticamente identici a quelli che noi proponiamo rielaborando dati sempre determinati da ARPA sullo stesso territorio. Un piccolo cameo sull'utilizzo della carta per la prevenzione su uno dei tipi. C'è stato qualche problema riguardo al contenuto di arsenico perché la nostra regione prevede il parametro arsenico anche nei fanghi e praticamente nei fanghi di produzione agroalimentare per la lavorazione del pomodoro questo parametro in qualche caso è stato sforato. Quindi l'idea è stata quella invece di modificare la norma oppure vietare così to cure l'applicazione dei fanghi al suolo, è stato pensato di creare un gruppo di lavoro e di utilizzare diciamo, la cartografia sia per identificare aree di produzione che potevano avere degli arricchimenti sul terreno, perché sostanzialmente il fango da pomodoro è costituito da buccette e dal terreno che viene depositato sul pomodoro, sia anche di identificare in aree che hanno contenuti più o meno accentuati diciamo, come fondo naturale antropico, sull'arco di 3 anni l'effetto dell'impatto dello spandimento dei fanghi. Per dire, in Regione Emilia Romagna, su 20.000 circa ettari complessivi al 2010 destinati alla produzione di pomodoro, un quarto si trova nell'area ferrarese che sostanzialmente ha il contenuto di arsenico nei suoli maggiore di tutto il resto della regione, quindi è abbastanza inevitabile che i fanghi provenienti dalla lavorazione dei pomodori di quest'area abbiano un contenuto superiore al limite di 10 che è quello previsto dalla nostra norma e sicuramente questo avrà un impatto su suoli con diversi contenuti che speriamo appunto di poter valutare nell'arco di questi 3 anni. Vi ringrazio. Adesso passiamo all'ultima relazione, anche questa è la voce, la presentazione del rapporto nazionale di pesticidi nelle acque, predisposto ovviamente da ISPRA. Inizia la dottoressa Pace e poi proseguirà il dottor Paris. Sì, eccolo qui.
buongiorno, vi presento quindi il rapporto nazionale pesticidi nelle acque. L'oggetto del rapporto sono dunque i pesticidi. Per inquadrare il problema, noi non mettiamo in dubbio l'utilità di queste sostanze, tuttavia i pesticidi vengono concepiti al fine di combattere gli organismi nocivi e possono avere effetti dannosi anche su un organismo non bersaglio e quindi possono avere degli effetti dannosi sull'ambiente e in ultima analisi sull'uomo. I pesticidi si distinguono dal punto di vista normativo in prodotti fitosanitari utilizzati in campo agrario e prodotti biocidi utilizzati invece in altri campi. Queste due tipologie di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi. Quando però raggiungono le acque non è più possibile distinguere l'origine del prodotto, per cui la contaminazione che rileviamo non è solamente una contaminazione di origine agricola. Il monitoraggio dei pesticidi viene realizzato, il rapporto viene realizzato dall'ISPRA sin dal 2003 in collaborazione con le regioni e con le ARPA a cui è affidato il carico del monitoraggio e quindi i dati del monitoraggio vengono forniti all'ISPRA che li elabora a sua volta e li valuta. La finalità del rapporto quindi è quella di fornire un'informazione dello stato di contaminazione e della qualità della risorsa idrica e seguirne l'evoluzione di questa contaminazione ed anche quello di individuare eventuali effetti dannosi non previsti in fase di autorizzazione dei pesticidi. Presentiamo i dati del biennio 2011-2012, quindi il rapporto già dal 2003 al 2012 parliamo di un arco temporale di 10 anni. Durante questo periodo di tempo c'è stato un miglioramento dei controlli, sia per quanto riguarda i punti di monitoraggio, che i campionamenti, le misure analitiche effettuate e il numero di sostanze cercate. Nella tabella sono riportati quindi l'ordine di grandezza di questi numeri, parliamo di nel 2012 di 3.500 stazioni monitorate, di 14.000 campioni valutati, di più di 556.000 misure analitiche effettuate e sono state cercate 335 sostanze diverse tra acque superficiali e sotterranee. Nonostante ci sia stato quindi un miglioramento nel tempo, il monitoraggio presenta ancora delle criticità. Queste sono legate al fatto che la copertura territoriale della rete di monitoraggio non è uniforme sul territorio nazionale, ma è più completa nelle regioni del nord e largamente incompleta in gran parte delle regioni del centro-sud. Per cui il dato di monitoraggio non è completo, non è rappresentativo dell'intero territorio nazionale. Un altro aspetto critico del monitoraggio è quello dovuto al numero di sostanze cercate. Ogni anno vengono immesse delle nuove sostanze nel mercato e spesso le sostanze di recente immissione nel mercato non vengono cercate. Sono circa 200 le sostanze che nessuna regione cerca e tra queste 44 sono addirittura classificate come pericolose. Infine, un altro aspetto critico nel monitoraggio è rappresentato dalle prestazioni laboratoristiche. Molto spesso, infatti, i limiti di quantificazione sono troppo alti, quindi non rilevano concentrazioni basse di pesticidi nei campioni e quindi non rilevano neanche una contaminazione, ovviamente. E qui ho riportato, per dare un valore numerico a questi aspetti critici del monitoraggio, ho riportato una tabella in cui ci sono rappresentate le varie regioni e la rete di monitoraggio, i campionamenti e le sostanze cercate sia per le acque superficiali e sotterranee. Per esempio la rete di monitoraggio espressa come punti di monitoraggio per 1000 km quadrati varia da valori che vanno da 13,2 in Lombardia a 0,3 nel Lazio per le acque superficiali, nelle acque sotterranee da 19 in Lombardia a 0,7 in Puglia.
le sostanze cercate, anche in questo caso ci sono delle notevoli differenze. In Sicilia sono cercate 154 sostanze e in Liguria solamente 3, e nelle acque sotterranee in provincia di Bolzano 181 e nelle Marche 5, quindi per avere un'idea della difformità del dato. Passiamo comunque ai risultati ottenuti nel 2012. È stata rilevata una contaminazione dei punti di monitoraggio pari al 56,9% per quanto riguarda le acque superficiali e al 31% per quanto riguarda le acque sotterranee. Molto spesso si rilevano anche concentrazioni basse, però sono stati individuati pesticidi anche nelle falde profonde, quindi quelle geologicamente più protette da strati più impermeabili. In tutto sono state trovate 175 sostanze diverse che rappresentano tutte le tipologie di pesticidi, in particolar modo gli erbicidi, che sono rappresentati in verde nel grafico a torta, in rosso i fungicidi e in blu gli insetticidi. Le concentrazioni individuate sono confrontate con i limiti di qualità ambientale. Questi limiti sono stabiliti dalla normativa europea e nazionale, e in particolare dalla direttiva quadro acque e dalle direttive figlie, dalla direttiva sulla protezione delle acque sotterranee e il decreto legislativo 152 del 2006. In rosso sono rappresentate quelle frazioni di stazioni di monitoraggio in cui le concentrazioni dei pesticidi superano i limiti di qualità ambientale. In blu le stazioni in cui le concentrazioni sono al di sotto dei limiti, e in grigio invece sono rappresentate le stazioni non quantificabili. Questo perché non sono stati individuati concentrazioni di pesticidi nei campioni, non tanto perché non ci fossero, ma quanto più realisticamente perché i limiti di quantificazione sono inadeguati a un confronto con i limiti di qualità ambientale, o anche perché il numero di sostanze cercate non è rappresentativo dell'uso sul territorio delle sostanze utilizzate. E queste sono le mappe. I punti blu, rossi e grigi rappresentano le stazioni di monitoraggio. Si vede subito come la rete di monitoraggio non è omogenea sull'intero territorio nazionale. Questa è più fitta nelle regioni del nord, e in queste regioni possiamo vedere una contaminazione intensa. Si pensi che in alcune regioni del nord il 90% dei siti di monitoraggio sono contaminati nelle acque superficiali e il 70% nelle acque sotterranee. Questa contaminazione così importante dell'area padano-veneta si spiega ovviamente con il forte utilizzo agricolo del territorio, anche dalle caratteristiche idrologiche del territorio, ma anche con il fatto rilevante a questo punto che le indagini in queste regioni sono più approfondite, sono più complete e sono più rappresentative del reale stato di contaminazione. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, alcune regioni non hanno proprio neanche inviato i dati, come la Calabria o il Molise. Questo è quello di quanto ho già detto. E infine, quali sono le sostanze che troviamo nei campioni? Ho riportato le sostanze più frequentemente individuate, e in rosso ho sottolineato quelle che più spesso determinano il superamento dei limiti di qualità ambientale. Per quanto riguarda le acque superficiali si tratta soprattutto di erbicidi, e volevo sottolineare la presenza dell'erbicida glifosato e del suo metabolita AMPA, che sono quelli che determinano più spesso il numero di superamenti. L'erbicida glifosato è utilizzato su tutto il territorio nazionale, intensamente utilizzato, eppure è ricercato solamente dalla regione Lombardia.
Per cui la contaminazione che rileviamo è sottostimata, sicuramente sottostimata rispetto alla reale contaminazione. Per quanto riguarda le acque sotterranee, volevo invece segnalare la presenza dell'atrazina desetil. L'atrazina desetil è un metabolita dell'erbicida atrazina. Questo erbicida è stato utilizzato intensamente nel passato, fino a che non è stato più approvato a partire dal 2008, dagli anni 80. Eppure lo troviamo ancora nelle acque sotterranee, quindi quella che vediamo è una contaminazione, è un residuo di contaminazione che ha origine nel passato. Questa sostanza è sicuramente molto persistente, le dinamiche idrogeologiche del sottosuolo sono molto lente, per cui la contaminazione persiste e lo smaltimento di questa contaminazione impiega decenni prima di completarsi. Passerei ora la parola all'ingegner Paris per il resto. Buongiorno, io volevo fare solo due piccoli approfondimenti rispetto al quadro di sintesi che ha fatto Emanuela su due temi che sono di particolare rilevanza. Il problema delle miscele. Ecco, spesso, e la cosa evolve purtroppo in peggio man mano che migliora l'efficacia del monitoraggio, troviamo più sostanze nello stesso campione. Quel grafico ci sta a dire che se ne sono trovate anche 36 diverse in uno stesso campione, ci dice qual è la frequenza, diciamo, delle due sostanze, delle tre sostanze e così via. Qual è il problema? Il problema è che non sappiamo, diciamo, valutare il rischio delle miscele. C'è un buco normativo, c'è una lacuna conoscitiva sicuramente, perché non si fa, è molto complicata la sperimentazione diretta sulle miscele e si valutano un pochino indirettamente attraverso la conoscenza dei singoli componenti. Ma il vero problema è che non sappiamo che cosa troviamo nell'ambiente, perché non sappiamo dove, come, quando, per quanto tempo troveremo queste miscele. Quindi gli organismi acquatici e attraverso la catena alimentare anche noi alla fine siamo esposti a miscele di sostanze. Il problema di fondo è che i pesticidi sono il gruppo di sostanze forse più normato da sempre, le prime norme comunitarie insomma hanno sempre trattato il tema, quindi sono regolamentate molto bene già in fase preventiva, si fanno studi con sperimentazioni, con prove sulla singola sostanza e quindi si stima preventivamente il rischio della singola sostanza, come se questa poi nell'ambiente si trovasse da sola nel deserto. Purtroppo non è così. E quindi diciamo, per quello noi segnaliamo non semplicemente il superamento dei limiti di legge, ma anche le basse concentrazioni, perché spesso diciamo, ci sono delle prese di posizione anche a livello tecnico-scientifico, ma anche a livello normativo comunitario, recentissime della Commissione europea, che dice che diciamo, il rischio delle sostanze chimiche nell'ambiente è sottostimato per questo motivo, perché l'effetto può essere di tipo additivo, ma può anche essere di tipo sinergico. È più raro l'effetto sinergico delle miscele, nel senso che la somma di due effetti fa più del totale, fa più di due, insomma è un'aritmetica un po'. Posso avere l'effetto sinergico, per esempio, se una sostanza mi inibisce, io parlo di cose che non conosco molto bene in questo caso, la detossificazione da parte del fegato inibisce l'azione di determinati enzimi e poi c'è un'altra sostanza che quindi supera tranquillamente le barriere e va a colpire in un modo più drammatico di quanto fosse prevedibile. Ovviamente, diciamo, questa dà un po' la frequenza delle miscele nell'ambiente, sono gli erbicidi
e ovviamente risente dell'impostazione del monitoraggio, dello sforzo del monitoraggio. Gli erbicidi sono quelli che si trovano di più e sono anche quelli più frequenti nelle miscele, quella in percentuale, diciamo, la presenza di sostanze, le sostanze più frequenti sono gli erbicidi triazienici. Questo l'ho già detto. Il secondo tema che vorrei trattare è l'analisi delle tendenze. Sono 10 anni che facciamo monitoraggio, siamo in grado di tirare delle conclusioni. In questi 10 anni sono successe diverse cose, anche in campo normativo. C'è stato un calo delle vendite dei prodotti fitosanitari, abbastanza significativo, sia per quanto riguarda i formulati messi in vendita, sia per quanto riguarda le sostanze attive. Un calo di circa il 10%, un calo più che proporzionale per quanto riguarda le sostanze molto tossiche che si sono ridotte del 30%. Questo fa seguito agli indirizzi, alle nuove norme che sono entrate in vigore, una in particolare che tratteremo, quella sull'uso sostenibile di pesticidi, è entrata in vigore nel 2009 ma che ancora deve manifestare appieno la sua efficacia, che si va a concentrare non solo sulla fase di autorizzazione e sui limiti ambientali o negli agroalimenti, ma va a coprire la fase intermedia del ciclo di vita, quella di utilizzo, dove più c'è da operare per migliorare, per ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo l'uso di tecniche di difesa integrata con la diminuzione dell'apporto di sostanze chimiche solo quando necessario, favorendo l'agricoltura biologica, ma non solo, prevedendo, diciamo, una serie di misure di protezione dei corpi idrici con l'introduzione di aree di rispetto riguardo ai corpi idrici, per cui non andrebbero trattati le porzioni di campo che sono al confine con i corpi idrici. E tante altre cose, la formazione degli operatori, l'uso di macchine che minimizzano il cosiddetto effetto deriva o minimizzano le perdite puntuali, gli sgocciolamenti. Tutto questo produrrà probabilmente dei risultati in futuro. Insomma, questa è la situazione. Che cosa troviamo nelle acque? Allora, facciamo questi indicatori perché sono dei primi tentativi, sono prototipali, diciamo. Abbiamo messo a punto perché l'ISPRA, in base alla direttiva che ho detto prima, in base al piano di azione nazionale che è stato varato lo scorso anno, sono stati individuati 20 indicatori per misurare come evolve il rischio da pesticidi. In particolare l'ISPRA è chiamata a costruire, ad alimentare 3 di questi indicatori e noi nel rapporto abbiamo fatto, ci sono già delle schede peraltro sul PAN, dei primi tentativi utilizzando le informazioni più semplici che avevamo a disposizione. La frequenza di pesticidi complessiva nelle acque superficiali e sotterranee. Non è facile una lettura di questi grafici, per quello noi abbiamo abbinato un pochino anche il numero delle sostanze cercate e il numero di campioni effettuate. Soprattutto il numero di sostanze cercate rendono conto dello sforzo di ricerca, quindi la lettura delle frequenze dell'istogramma va abbinata perché ci dia un'informazione consapevole alla lettura delle curve. Quindi vediamo che nei primi anni all'aumentare dello sforzo di ricerca, perché erano pochissime regioni che producevano i dati e con poche sostanze cercate, adesso siamo arrivati a 360-370 sostanze, c'è stata veramente un'impennata nella frequenza di pesticidi, sia nelle acque superficiali sia nelle acque sotterranee. Poi questo sforzo di ricerca è come se avesse raggiunto un plateau, che ha corrisposto, diciamo, sembrerebbe che negli ultimi anni con delle oscillazioni ci sia un assestamento nelle frequenze. In realtà bisogna tenere conto che noi
a occhi e croce di quasi la metà del territorio nazionale abbiamo pochissime informazioni, non solo dal punto di vista territoriale, perché ci sono regioni che ci mandano i dati ma cercano 7-8 sostanze, fuori commercio gli organo clorurati, fuori commercio da 20 o anche più anni, da 30 anni, ovviamente non trovano niente, fanno uno sforzo di ricerca, magari ci mandano 1000 campioni, migliaia e migliaia di misure e non trovano nulla. Vediamo il caso, era sintomatico il caso della Sicilia, non voglio dare i voti a nessuna regione. In Sicilia, diciamo la provincia di Ragusa, un po' perché si instaurano, devo dire che questa attività di controllo ha un quadro normativo che ora si è ricostituito un pochino con il PAN, con la direttiva sull'uso sostenibile, però si fondava più che altro sulla collaborazione ISPRA, sistema agenziale, regioni, senza scadenze, quindi anche per quello non riusciamo a viaggiare un po' è fisiologico, con le tempistiche che sarebbe necessario. Facevo il caso della Sicilia, Ragusa è una delle zone in cui cercano più sostanze in assoluto e hanno una rete di monitoraggio molto capillare e trovano sostanze dovunque. Questo sta a significare che non c'è solo il nord contaminato, perché una delle critiche che ci fanno, il nord è contaminato, non è così. Il nord ha un monitoraggio più efficace, man mano che il sud si allinea come spettro di sostanze, emergono delle, non lo dico con soddisfazione purtroppo, emergono delle aree di contaminazione. Questi altri trend sono riferiti a un gruppo particolare di sostanze, sono le sostanze prioritarie della direttiva quadro, per cui la direttiva prevede già dal 2015, in particolare per quelle prioritarie pericolose, proprio una eliminazione delle emissioni ambientali. Vediamo che in questo caso, a parità di sforzo di ricerca, almeno dove viene fatto, c'è un calo delle frequenze. Il problema è che la stragrande maggioranza di queste sostanze sono tutte fuori commercio, moltissime da tanti anni. Quelle segnate in scuro sono le sostanze che sono state individuate nel 2013 perché il numero delle sostanze prioritarie evolve. Nel 2013 è stato individuato un altro gruppo di sostanze ancora in uso, in quel caso l'andamento è crescente, quindi le informazioni non sono mai così univoche e chiare. Finisco con questo grafico. Ecco. Questo grafico rappresenta l'andamento medio della concentrazione nel Po di due erbicidi, della terbutilazina e dell'atrazina, la prima fuori commercio da metà degli anni 80, la seconda attualmente in uso. Su questo grafico, io avrei voluto parlare solo di questo grafico oggi, perché ci sono tante cose da dire. La prima cosa è che è bello. Ora vi dirò perché, quando ho visto questo grafico, erano i primi anni, ce ne abbiamo tantissimi, hanno preso veramente in fretta uno casuale perché rappresenta il bacino più importante e rappresenta due delle sostanze che sono più importanti dal punto di vista della contaminazione. Se ci fossimo messi a tavolino a disegnare questo grafico, credo che non ci saremmo riusciti, per la regolarità. Sembra un elettrocardiogramma. Se non che, diciamo, rappresenta uno spasmo cardiaco e diciamo, rappresenta un grido di dolore che il fiume Po ci lancia in ogni primavera, perché c'è una regolarità impressionante, aprile, maggio, giugno, aprile, maggio, giugno. Cioè, se l'avessimo disegnato non ci saremmo riusciti. Allora, quindi, a parte queste considerazioni un po' colorite, perché è bello questo grafico? Perché innanzitutto, diciamo, sappiamo come stagionalmente evolve la contaminazione delle sostanze in uso. La terbutilazina, l'atrazina, non ha apporto di sostanza fresca e c'ha un diagramma piatto. Diciamo, una delle prime osservazioni che ci facevano quando presentavamo il rapporto, perché dopo 10 anni troviamo ancora, dopo 30 anni, la terbutilazina è uno dei contaminanti più frequenti. Ma lì c'è l'uso illegale, me l'hanno detto 1000 volte.
Allora ci siamo messi a fare questo studio, che mi sembra, diciamo, che sia veramente chiarissimo. Nelle acque superficiali di fatto non ci dovrebbe essere più terbutilazina, nelle acque sotterranee ce l'avremo per decenni. Questo è quanto le acque sotterranee rendono continuamente alle acque superficiali per l'interscambio che c'è, non c'è mai apporto di sostanza nuova, è piatto. Quindi le sostanze entrate dentro le falde non degradano più perché i meccanismi di degradazione non ci sono più, non c'è quello biotico, non ci sono nemmeno quelli chimico-fisici, sono ridotti al minimo. Quindi quando una sostanza entra nelle falde ci sta con i tempi delle dinamiche idrogeologiche che possono essere non di decenni ma anche di secoli, dipende dagli acquiferi. La seconda considerazione che volevo fare riguarda la qualità del dato. Quando siamo cominciati ad uscire con il rapporto, perché devo dire, diciamo, che l'Italia, non ci parliamo addosso, però voglio dire, con questo programma abbiamo cominciato a focalizzare una tematica. Prima le regioni cercavano le 7, 8, 10 sostanze tabellari, tutte fuori commercio, e ovviamente non risultava niente. L'abbiamo presentato, io sto nella commissione consultiva del Ministero della Salute, e le prime critiche ci sono venute dai membri della commissione. Ma qui i dati sono disomogenei, ogni laboratorio ha limiti di quantificazione diverse, cercano sostanze diverse, le frequenze di monitoraggio sono diverse. Allora, dietro questi due grafici, così a occhio, a spanne ci sono 6-7 mila misure, perché sono 6 anni, 40-50 stazioni nel Po, 12 misure all'anno, 4 regioni, diversi laboratori provinciali, ognuno con le sue metodiche, con i suoi limiti. Cioè, da questo caos tra virgolette, che in realtà, diciamo, io ho rivalutato pesantemente, da questo caos informativo è emerso spontaneamente un risultato che è veramente, dal mio punto di vista, è bellissimo. Cioè, è quasi un test di validità dell'efficacia dei laboratori. Cioè, come se comunque, diciamo, il fenomeno avesse una forza tale che emerge. Sì. Quindi le ARPA, diciamo, pur non coordinandosi, pur lavorando, producono un risultato che è perfettamente concorde. Io mi ricordo, poi chiudo qui, una battuta, cioè prima ancora che facessimo il monitoraggio, parlavo con un collega delle ARPA. Io, diciamo, sono un ingegnere, ho cominciato ad occuparmi di rischio delle sostanze chimiche attraverso la modellazione delle acque sotterranee, dell'inquinamento, e mi ero talmente appassionato ai modelli, che uno si cala nei modelli, è una cosa bellissima, chi l'ha provato lo può dire. Poi mi sono cominciato a venire i dubbi, vabbè, dico, ma dico, se quello che ci metti ti danno, insomma, no? Parlando un giorno con un laboratorista delle ARPA, dobbiamo fare il monitoraggio, gli dissi, perché con i modelli sì, facciamo delle previsioni, ma chi ci conforta? E lui mi disse, dice, sai qual è la differenza? C'è una battuta che magari conoscerete tutti, io non la conoscevo allora. La differenza tra i dati tra i dati di modellistica e i dati di monitoraggio, che nei modelli ci crede solo chi li fa, nei dati di monitoraggio ci crede solo chi non li fa. Così mi ha detto. Così io. Devo dire che alla luce di questo diagramma la devo riconsiderare sta cosa. I nostri laboratori lavorano bene. Ecco, non saremmo in grado di fare questo diagramma per molti fiumi del centro-sud, purtroppo. Non ho altro da dire. Vi ringrazio. Bene, abbiamo affrontato dei temi anche molto diversi tra di loro. Se ci sono degli interventi specifici su questa sessione prima di passare la linea, la parola al Presidente per le conclusioni di carattere generale. Ci sono delle richieste, degli interventi, delle domande? Abbiamo fuso tutti da venerdì. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. C'è una.
parlo vicino, giusto per rappresentare, oggi abbiamo parlato di rapporti di parere e sinergia. Io sono direttore generale di Acqua Calabria, quindi ho visto quella Calabria vuota, quindi un po' ovviamente l'orgoglio, anche un po' di dolore, di sofferenza nasce, perché non è presente, non sono presenti i nostri dati, semplicemente perché la regione non ha inteso dare l'ARPA dal il monitoraggio di queste sostanze, come il monitoraggio delle acque sotterranee, superficiali, marino costiere. Quindi questo è importante sottolinearlo oggi, lo dico qui anche al nostro presidente, perché è una cosa veramente anomala, no? Anche vedere insieme voi, Emilia, Regione, ARPA, che lavorate così in sinergia, mentre da noi capita questo. Forse con il disegno di legge che in questo momento è al Senato, in futuro questo non accadrà più, anche a fronte eletta tutto quello che ci siamo scritti e detti, darà forza a questo sistema e quindi impedirà che questo accada. Per cui io questo lo auspico fortemente, anche perché per noi in agenzia manca una fetta di dati importantissimi, che vedo che la Regione Calabria, comunque avendola affidata all'esterno, non ha il possesso, comunque non è riuscita a restituire. Questo ci teniamo a dirlo. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? No, ecco che funziona. No, volevo dire, evidentemente si riferisce questo monitoraggio soltanto ai corsi d'acqua, vero? Non alle acque superficiali in generale, ma ai corpi idrici della categoria corsi d'acqua. No, tutti i corpi idrici interni, fiumi, laghi e falde, tutto. Perché ho visto in Puglia che c'è soltanto la parte della Capitanata rappresentata, che è evidentemente la parte in cui ci sono gli unici corsi d'acqua in Puglia, mentre evidentemente per la parte sud non abbiamo corsi d'acqua, è lì che mi è venuto il dubbio. E quindi è altrettanto strano che sia rappresentata, se sono invece considerati anche lì corsi d'acqua. Nel nostro caso non abbiamo laghi, ma abbiamo invasi, quindi corpi idrici artificiali. Perché non siano rappresentati invece anche quei pochi invasi che abbiamo da parte sud? Non so dare una risposta, francamente, che molto spesso dipende dal canale di comunicazione che si riesce. Noi diciamo facciamo. Risponde sull'articolo 11, cioè quello che non si è sviluppato in questi anni, cioè quello che doveva essere la Sinanet, e invece si è deformata in tutt'altro discorso, in cui in parte il progetto Sinanet è finito in parte nelle agenzie, in parte nelle regioni, all'interno di Ispra ha preso delle strade strane, cui si in realtà non si è realizzato come una piattaforma codificata di interscambio di dati secondo le nostre esigenze. Questo vale per tutti i comparti. E voleva essere parte delle mie conclusioni, da cui ero partito il primo giorno, parlando dell'integrazione dei dati e delle conoscenze. Allora io credo, partendo proprio dai nostri difetti, perché non si può parlare sempre degli altri, bisogna parlare anche di noi, del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, noi, al di là del disegno di legge, in qualche modo tra di noi già dobbiamo fare questo pezzo di sforzo. Cioè dobbiamo cercare di essere più integrati nella condivisione dei dati. Noi l'abbiamo verificato anche durante il progetto Nitrati, che mi dispiace non abbiamo fatto un intervento qua, ma io lo collego strettamente. Faccio un esempio, nell'evento del 9 dicembre, in cui si utilizzavano i dati satellitari di Copernicus, proprio per l'agricoltura, io ho citato proprio l'esperienza dell'Emilia Romagna sulla legge per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione, facendo vedere come quel processo era un processo che era assolutamente il dato
georeferenziato e il DAR telerilevato va proprio portando proprio quella mappa, tanto per essere molto chiari, aveva sgamato una serie di elementi che derivavano, che erano attribuibili alla nostra attività ispettiva e di controllo. Cioè che ispezione e controllo non è semplicemente l'ispezione e controllo, tra virgolette, no, codificata dalla norma, ma è un mondo, no, che integra tutta una serie di elementi, tra cui gli elementi conoscitivi e di base. Quindi il primo discorso è questo. Quale struttura dare a Sinanet? Che io la vedo come piattaforma, lo tolgo dai miei, che questo mi determina anche incomprensioni interne, ma è una piattaforma ST che deve supportare altre piattaforme che devono integrarsi tra loro, piattaforme via via specialistiche, sino a quella specialistica. Questo è un disegno. Adesso, secondo punto, il discorso Sinanet è proprio l'emblema, volevo proprio chiudere con questo, guarda, ti ringrazio te, è l'emblema della, di nuovo, di una conflittualità che non c'è solo tra Ministero dell'Ambiente e ISPRA, ma c'è tra Regione e ARPA, è inutile ce lo raccontiamo, è semplicemente legata alla volontà dei colleghi Pignone, Servizio Geologico, tanto per parlare nomi e cognomi, perché io conosco i nomi e cognomi e tutto il resto, il discorso del settore geologia, no? In Piemonte, come è nata l'ARPA Piemonte, la sua storia, cioè ci sono storie che hanno creato virtuosità e ci sono storie che invece hanno determinato queste rotture. La Calabria è proprio questo esempio, perché l'ho vissuto non adesso, ma da anni, su mille altri settori, no? Allora, in qualche modo il disegno di legge sì, risponde a questa seconda parte, non alla parte Sinanet. La parte Sinanet è colpa nostra nella non definizione sostanzialmente di quella è la base dati, no, che via via vogliamo arricchire, ed non è una base dati chiusa, non è chiusa una volta per tutte, deve avere questa dinamica che poi proprio ho fatto l'altro giorno, sono partito proprio dal rapporto e proprio dalla dinamicità del tipo di prodotti che andiamo a ricercare, perché è dinamica, non perché la facciamo noi, ma perché la fa il mercato, e se la fa il mercato la fa sulla base del proprio tornaconto, e quello che ieri vendeva e poi si è scoperto dannoso è sparito e se ne aggiunge dell'altro, e c'è una dinamica che compete a noi, e compete a noi non solo per la salute umana, che è importantissima, e quindi è l'interfaccia, guardo l'ARPA Puglia da qualche parte, eccola lì, l'interfaccia salute-ambiente, ma ambiente-ambiente, cioè conservazione degli ecosistemi, senza usare slogan, cioè voglio dire sostanzialmente di quegli ambienti naturali che poi servono ad altri processi anche sulle sostanze, penso ai nitrati, la denitrificazione naturale, tutti i processi di lascivazione e compagnia, di lascivazione e compagnia varia. Allora, la condivisione del dato per una quota parte è compito nostro, la nostra gelosia dell'informazione anche all'interno del sistema agenziale. Noi preferiamo dare un dato all'Istat piuttosto che darcelo tra di noi. È inutile che ci raccontiamo palle. Allora, questi discorsi li dobbiamo fare, perché se no non risolviamo i nostri problemi. Io mi ricordo Emilia Romagna, no, prima del convegno sul ventennale. Uno si alza, non so di quale, no, se lo sapessi non lo direi, ma sulla qualità dell'aria dice, ma noi dobbiamo interagire direttamente con l'Istat. E ho detto, un momento, scusa, c'è un sistema nazionale prima dell'Istat. Non c'è ISPRA. Questo lo dico anche ai miei, non c'è ISPRA e le agenzie, non ci sono le agenzie e ISPRA, c'è un sistema. Allora il nostro sforzo deve essere, e la nostra forza può essere solo creando questo sistema, e anche all'interno, e a voi vi metto tutti insieme, e passo al secondo argomento, perché il suolo, l'ho già detto il 28, non oggi, allora dicevo in quella riunione del 28, cos'era, 27, non mi ricordo, no, del 9 dicembre, in cui l'utilizzazione dei dati satellitari era proprio che abbiamo una, diciamo, un primariato anche a livello internazionale ed europeo. Ma possibile, tu c'eri, che noi non lo possiamo condividere? Quando lo possiamo condividere? Qua avete il rappresentante italiano a livello europeo di Copernicus, nel Comite e nello User Forum. Continua a fare questo, continua a vedere gente che interagisce con chi telespazio, con i Geos, compra immagini, fa questo, vogliamo parlarne. Io questo lo vedo come responsabilità nazionale. Vogliamo fare un discorso di sistema come abbiamo fatto in protezione civile,
Protezione Civile è riuscita in questo risultato. E le ARPA che partecipano a questo in quel settore lo sanno. Abbiamo utilizzata, dobbiamo farla anche nel sistema di controllo ambientale, nel sistema di protezione ambientale. Tra parentesi, assieme a questo, già oggi c'è una legge, che non è una legge, è che il Ministero dell'Ambiente non vuole applicare, non vuole fare il DPR. C'è un articolo sul 135 del 2012, legge finanziaria, andatevela a guardare, che dà il compito ad ISPRA di far nascere la piattaforma di interscambio di tutti i dati di interesse ambientale ottenuti con finanziamenti anche parzialmente pubblici. Anche parzialmente pubblici. C'è un DPR, lo condividono tutti, chi c'è, tranne il Ministero dell'Ambiente che non ha mai fatto il DPR attuativo. Ma ne abbiamo parlato, avete fatto una spinta, avete chiesto ai vostri presidenti di spingere in quella direzione, come si sono mossi ad esempio invece per l'IFI, no? C'è stata anche una delibera di 2 anni fa della conferenza dei presidenti, no? Nell'indirizzare questo discorso. Abbiamo spinto insieme in questa direzione. Se non spingiamo insieme, se voi pensate che sia un'usurpazione di ISPRA rispetto alle ARPA, e allora non c'è il sistema. Allora non arriva l'aiuto del discorso regione ARPA locale, questi 1000 posti, no, anche rispetto a molte delle cose che abbiamo visto, non ci abbiamo un sistema. Un breve accenno ai geologi, a cui ieri ho detto, invece sono mie, sono la cosa più cara che ho in questi 50 anni da buon ingegnere meccanico dei fluidi, matematica applicata, mettetemi voi, ho lottato per la non estinzione della geologia. E non lo sto dicendo, sono andato in 10ª commissione a sostenere un articoletto assieme a Raffaella Mariani nel quale si dice continuiamo a insegnare la geologia nell'università, perché ormai è sparita, assieme alla meteorologia, la geologia è sparita. Non ve ne siete accorti? Colpa degli accademici della geologia e della meteorologia. Colpa dei padri che ammazzano i figli, cioè che ammazzano la materia. Allora, sul territorio nazionale, sempre in argomento, noi abbiamo una marea di competenze, abbiamo una marea di conoscenze. Quello che la collega ha mostrato è uno straordinario lavoro sui suoli di cui abbiamo bisogno, esattamente come, no? In Piemonte, no? È stato fatto, abbiamo fatto, l'abbiamo visto, ma dobbiamo estenderlo da tutte le parti. E soltanto la non gelosia, la contaminazione ci consente di avere questa forza. Cosa voglio dire? E parlo da Presidente del Consiglio federale. Forse io ho pensato a questi incontri perché ho visto anche nella nostra elaborazione del piano triennale, che vi ricordo un terzo dell'attività, del piano dell'attività di ISPRA, cioè forse vi sfugge questo perché molti colleghi non lo collegano poi ai miei compiti istituzionali, forse molti degli argomenti l'avremmo cambiati e li cambieremo alla luce di questi incontri. Perché forse scopriremo che altre sono le priorità sulle quali dobbiamo impegnarci per fare sistema e dare quel giusto rapporto, quel giusto supporto, quel giusto affiancamento alle regioni e alle autorità ambientali regionali e statali per garantirgli la possibilità di scelta, ma anche garantirgli quello che dicevi prima, garantirgli il fatto di una credibilità del dato. Guardo l'ARPA Puglia, perché sull'ILVA non ci avremmo lasciato tutti più pelle di quanta ci abbiamo lasciata se non avessimo fatto, no? Tutta l'attività sulle diossine, tutte le prescrizioni sull'AIA e tutto il resto. Se avessimo dovuto seguire magari le telefonate di inviti e tutto il resto, e non l'abbiamo seguite, a partire dal tuo direttore generale. Allora io credo che il messaggio, no? Che viene qui è un messaggio cruciale nel lavorare sulla, partendo da una progettazione nostra della condivisione, annettendo nel concorso paritario i colleghi delle regioni, no? All'interno del sistema, anche se non sono parte del sistema. Cosa voglio dire? Non dobbiamo essere un sistema chiuso, abbiamo un sistema con delle finestre aperte. Ci sono regioni che lo dimostrano continuamente questo discorso. A partire da dentro l'ISPRA, miei colleghi cari, a partire da dentro l'ISPRA. Allora, e da ISPRA verso gli enti pubblici di ricerca. Io sono stufo di vedere le fughe che mi sfuggono esattamente come le politiche satellitari, in cui uno parte la regione X piuttosto che l'ISPRA Y, si fa l'accordo con questo e quest'altro, io non so, vado a parlare col Presidente e dice ma no, noi stiamo già prendendo i soldi di lì, prendiamo i soldi, allora prendeteveli, fateli.
Allora, la condivisione degli accordi anche nostri col CNR che abbiamo fatto, sottoscritto recentemente, prevede il coinvolgimento del sistema. C'è scritto, nero su bianco. Se voi volete fare da soli, fate da soli. Però non abbiamo più il sistema. Suolo e apporzionamenti. Perché abbiamo aperto la partita sugli apporzionamenti sui nitrati? Esattamente quello che hai detto tu, non sappiamo che cavolo ci abbiamo in mano. Moltissime cose. E su quell'esperienza di apporzionamento, vuol dire nuove tecniche, che abbiamo visto a livello strettamente europeo l'altro giorno, non fanno, anzi, forse noi abbiamo fatto un passo in più, ma non ci è ancora riconosciuto. Perché? Perché cioè, no, noi siamo più bravi, no, quello è migliore, no, questo va. Siamo certamente, certamente qualcuno avrà fatto un punto di più, un punto di meno, ma tutti assieme a che punto siamo? Allora, quando misuriamo una concentrazione di nitrato, che abbiamo in mano? Allora, il tentativo, che vuol dire sviluppare nuove tecniche all'interno del sistema, non usare, diciamo, occasionalmente, ad esempio, tecniche isotopiche, capire quanto, e questo è compito del CTP, capire quanto ci costano, come possiamo utilizzare operativamente, cioè codificarle all'interno di un'operatività che è assolutamente necessaria. Secondo me questo è importantissimo, perché poi dà delle risposte a questioni sociali, che è quella a cui ci siamo trovati a rispondere in più di un'occasione, ne abbiamo citate almeno 4 o 5 oggi, che ci costano molto care individualmente, oltretutto. C'è, nei giorni scorsi sono stati alcuni argomenti, mi sono legato quindi all'inizio quando ho fatto l'apertura di questo incontro, la finalità di questo incontro. Ad esempio sono molto soddisfatto, non c'ero, ma se vedo i risultati un po' che mi sono stati sintetizzati, ho chiesto ad ogni discussant, ad ogni provocatore di fare una sintesi, di farmi una sintesi della sua osservazione rispetto alle sue presentazioni e alla sintesi delle presentazioni ma anche della discussione. Una soddisfazione è quella sul fondamentalmente sullo scenario di rischio. Io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di chiarire degli aspetti connessi alla definizione di riporti, sono assolutamente d'accordo sull'esigenza, no? Di intervenire sulla chiarificazione sui test di cessione, di aprire una discussione diversa, no? Su discorsi che in qualche modo sono stati affrontati da diversi colleghi su una provocazione, mi sembra che, no? Partiva, se leggo qua, su una constatazione che noi abbiamo ogni giorno, l'abbiamo anche proprio in questo scontro, incontro, accordo col Ministero dell'Ambiente. È l'analisi di rischio materia matura? Per me no. Ce lo dico anche nei termini della modellistica, se vuoi, in mille altri termini. Allora va affrontate, vanno aperti alcuni spazi nei quali noi riteniamo di dover dare un'apertura in questa direzione. E tu sai benissimo, in molte sedi l'abbiamo detto. Allora, e qui chiudo, non vi tengo più, io sono contentissimo, stracontento personalmente di come si è sviluppato questo incontro, dello strumento prima di tutto, lo strumento che tenete conto abbiamo discusso all'interno anche del Consiglio Scientifico di Ispra, cioè questo tipo di strumento è stato discusso come l'efficacia dei tavoli, cioè i colleghi del Consiglio Scientifico di Ispra, di cui sono membri anche della Commissione Via Nazionale, tanto per essere chiari, abbiamo discusso fondamentalmente se questo era uno strumento valido e sulla base delle esperienze triennali precedenti abbiamo definito che poteva essere uno strumento valido per dare questo impulso, guardo soprattutto i rappresentanti, no? Ma anche i rappresentanti regionali presenti qui presenti, a cui mi lega moltissimo, poi oltretutto personalmente cerco di essere terzo rispetto alla... quindi sono contentissimo e continueranno. Io personalmente mi sono preso l'impegno di due, di cui uno farlo al più presto, che è la questione sedimenti legata a gestione delle aree portuali al più presto possibile, perché abbiamo visto questa coinvolge sia le autorità, gli interessi portuali, ma coinvolge anche noi dal punto di vista del rapporto con la magistratura, coinvolge mille altre cose, tutto il resto.
Il secondo incontro l'ho promesso sulla, che si lega anche un po' alla tua domanda, se noti, cioè sostanzialmente sul monitoraggio, diciamo una trattazione delle acque interne confinate, che possono essere come il Trasimeno, un'acqua interna confinata che non ha affluente e defluente fondamentalmente, oppure sostanzialmente di altro tipo, artificiali, che per Puglia, Basilicata e Campania e Calabria, no? Per il Mezzogiorno, per la Sardegna, laddove non ci sono, c'è una, sostanzialmente un'integrazione dei sistemi di raccolta e di uso della risorsa idrica, è fondamentale per qualità e gestione della risorsa idrica. Questo vale anche un po' per Emilia Romagna, un po' meno, diciamo. Vale più per la gestione dei grandi bacini regolatori alpini, ma quelli hanno una dinamica molto specifica, comune, ma molto specifica, molto diversa dai bacini meridionali. Quindi ho promesso questi due aspetti. Il terzo aspetto, aperto già l'altro ieri, è quello del suolo, quindi la caratterizzazione, che si lega anche poi all'analisi di rischio. L'abbiamo vista, l'hai centrata molte volte, tu l'hai portata avanti. Noi abbiamo bisogno di vedere il suolo, adesso lo dico agli amici geologi, lo dico un po' più moderato di come l'ho detto là, però fondamentalmente era lo spinto a caratterizzarlo sulla pedologia, no? Più che sulla geologia. Cioè noi perdiamo, concentrandoci sui processi geologici, noi perdiamo invece la funzione regolatrice, la funzione cruciale del suolo rispetto alla quale noi dobbiamo... Quindi chiamo anche le parti dei geologi, no? Di quel sistema geologico nazionale distribuito, per il quale se mi sarà data la possibilità, la forza, io cercherò di lottare, portarlo in porto prima di ritirarmi da qualche parte, avendo fatto un dipartimento, andatevi a guardare lo statuto di ISPRA, un dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, per il Servizio Geologico d'Italia, non del Servizio Geologico. Per il Servizio Geologico d'Italia. E io taglio le dita sempre ai miei colleghi geologi di ISPRA, Servizio di Difesa del Suolo, Servizio del Dipartimento Geologico d'Italia. No, noi siamo un hub il quale deve spingere che il Paese abbia il nuovo Servizio Geologico d'Italia, che è un servizio distribuito ed integrato, raccogliendo tutte le competenze dentro le agenzie e fuori dalle agenzie. Penso ad alcuni dipartimenti regionali molto forti e molto importanti dal punto di vista delle conoscenze. Il terzo è questo dei dati, il quarto è questo dei dati. Io voglio una giornata di due giorni in cui discutiamo il nostro sistema e come il nostro sistema deve essere fertile rispetto ai sistemi presenti presso lo Stato in tutte le sue forme e presenti presso le regioni. Noi non possiamo più ammettere di assumere le nostre responsabilità e di lasciare ad altri di assumere responsabilità senza avere questo tipo di processo. Queste sono le mie conclusioni di oggi, legate alle conclusioni dell'incontro sui nitrati, e quindi vi chiamo tutti alla prossima occasione e con lo stesso processo e lo stesso percorso in cui si fa un programma discusso dal CTP, recepito all'interno, quindi condiviso nelle finalità e nei modi e nelle partecipazioni. Consentitemi di ringraziare tutti i miei colleghi che hanno organizzato questo incontro, consentitemi di ringraziare i relatori dell'altissimo livello, perché io come osservatore ormai sono un vecchio, per cui ho visto di tutto e di più, scopro e faccio scoprire alla gente, compresi i colleghi che lavorano nella ricerca, che dentro questo sistema c'è una qualità straordinaria, e ringrazio gli Scassant, cioè coloro che sono i provocatori, perché sono l'elemento principale di metterci in gioco. Quindi grazie a tutti, arrivederci alla prima di queste occasioni e a tutte le altre occasioni. Grazie moltissimo. Arrivederci. Sapete come la penso.